La la la. La la la. Ok. Allora. Vediamo se funziona. Facciamo anche questo tipo così. Dovremmo esserci. Tra virgolette dovremmo. Allora, fammi vedere se siamo andati on. Io ci sono di sicuro. Ok. Anch'io ci sono, ma da sola. Beh, ok, no, ciao, arrivano. Perfetto, dai, vuol dire che ci siamo. Ciao a tutti, oggi doppia live sulla Big Vanilla. C'è Nino che vuole entrare, datemi un secondo. Io inizio sempre le live così, Steph lo sa perché glielo racconto. Inizio sempre le live con un gatto che vuole entrare. Perché non te lo sei preso tu, Nino? Almeno non è dimenticato. Nino, prego, buonasera. Ciao a tutti quelli che stanno arrivando. Anche se mi sembra che non sia ancora arrivata la notifica, dato che siamo in 92. Ok, 450 è già decente. Allora, eccomi. 1000, ci quindi siamo. Sì, direi notifica arrivata sì, adesso. Sì, secondo me sono arrivate. Allora, anche a me, io ogni volta che mi muovo mi si muove tutto, perché dovete sapere che per fare questa live abbiamo preso un altro PC, quindi io sono dalla mia solita postazione, ma tipo un tavolino con tastiera e mouse, quindi ogni volta che mi muovo si muove tutto, vabbè. Giusto per far capire il perché non facevamo prima le live della Big Vanilla, perché non riuscivo da questa postazione, ora che abbiamo il nuovo PC, sì, quindi le possiamo fare insieme. Allora, fatemi sapere se si sente bene. Però mi dice già Popstar, tutto a posto, notifica arrivata, perfetto. Quindi se sentite bene me e sentite bene Steph, va benissimo. Fine. Steph, sei morto? No. Eri zitto, allora, sei morto. Quindi, siamo in doppia live. Una live esatto. Su T-Poc e una live su 2Players. Io sono su T-Poc e Ferre su 2Players. Potete guardare entrambe le prospettive di Minecraft per decidere voi quale preferite guardare, eccetera, eccetera. E quest'oggi facciamo appunto 2-3 ore di live su Minecraft Big Vanilla. Penso che andiamo soprattutto avanti con la costruzione, con tutte quelle cose lì. E poi durante la live probabilmente arriverà un po' di gente, forse. Lo spero, dai, magari si unisce qualcuno. C'è qualcuno nel server? C'è Franci. Mo gli scrivo, ciao Franci, magari si unisce. È bravo Franci a costruire, secondo te? Temo di no. Come no? Ci serve un bravo costruttore, mannaggia. Non abbiamo Marci oggi, quindi siamo lo fregati. Lo so, io l'ho anche chiesto a Marci. Ho fatto, Marci, se vuoi, no, un impegno. Io gliel'ho chiesto scherzando, ma in realtà avrei tanto voluto che ci desse una mano. Sono fortissima a costruire. Allora vieni. Sta mentendo. Allora, depositiamo un po' di cose inutili. La legna la mettiamo da questa parte. Mi sto liberando un po' l'inventario prima di tutto. Grazie mille a Luna per esserti abbonato. Io un attimino, siccome sono su, ok, nell'altro canale, mi sto risistemando i miei moderatori, che ovviamente sono tutti qua. Allora, ricercato Franci. È vero che ricerca. Ma quando finisce sta roba? Appena l'hai detto. È vero. È arrivato Kendall della serie. Sì, a noi. Sembrava più una minaccia per Franci quel login. Eh sì, ma poi poverino è ricercato, quindi è vero che non si può muovere. Ma andiamo a vedere dove sta, si può andare a vedere secondo te? Non lo so, non so se è tradimento anche solo vedere la sua posizione in questo momento, non ho idea. Potrebbe. Allora, io voglio farmi una passeggiatina con Garibaldi. Mi è arrivata una maglietta che ho pagato 160 euro, non avevo letto la parola oversized e mi viene troppo grande, adesso devo farla cambiare. Falla stringere altrimenti. La metti in lavatrice, in asciugatrice, che ho due volte e hai risolto tutto, Cioè, è proprio allora. Easy. Questa penso fosse una mia vecchia cassa della casa che poi ora è stata recuperata. Devo buttare anche io un po' di cianfrusaglie che ho. Comunque penso di avere, scusate un attimino, controlli esatto, l'auto jump insopportabile. Ma essendo da un altro PC ho dovuto reimpostare tutto, quindi datemi un secondo. Questa la tengo, butto tutto. Papà, chi è questo? Questa però le tengo, anzi. Non mi sembra di avere niente di troppo necessario. Non ha nome, ok. Come ci organizziamo, Steph? Allora, al momento sono in giro con Garibaldi perché voleva farsi una passeggiatina. No, te ne sei già andato. Sì, sto facendo una passeggiatina. Steph, no, torna qui, va. Sono nella zona più brutta del mio nemico. Ma come? Allora, grazie Italo Franco, Samuele per esserti abbonato e Pino Tucci per la donazione di un euro che ho visto adesso al volissimo. Comunque, ragazzi, se vi serve aiuto, ci sono come sempre. Nel frattempo guardo live. Se volete, ragazzi, volentieri.
Steph, però non abbiamo materiali per costruire, no? Sì, invece sì, perché abbiamo i materiali che avevamo ottenuto nella casa, che poi erano spariti ma sono tornati assieme alla casa. Quindi ad esempio esatto, abbiamo 80 legna blu. Cioè, ma non e so. Tra poco è andato a Ciaminatura, buona live. A dopo, Kendall. A dopo? Io sono un builder. Franci continua. Ma se tipo lo portiamo di nascosto... A suo allora, rischio qui... pericolo, io non... se qualcuno lo vuole ammazzare mentre sta con noi, io non lo difenderò perché non voglio tradire il Big Re. Però se lui vuole unirsi a suo rischio e pericolo di essere trucidato e ammazzato, a me va bene. Oh, vabbè, se lo dici tu, allora, te lo dici tu. Avevo lasciato aperto qui, sono impazzito. No, big tradimento, dicono Steph. Ma no, cioè, è tradimento se io lo difendo. Io lo lascio lì, semplicemente io sono un consigliere e non un combattente. Quindi non mi riguarda il allora, doverlo cacciare. Adesso, tradimenti a parte, dobbiamo un attimino organizzarci e capire cosa vogliamo fare. No, perché quel mio albero è rotto? No! Non riesco. Ma io qua avevo ricostruito quest'albero. Perché è rotto adesso? Papà. Io avevo ricostruito l'albero in modo che fosse carino nel ponte, però non c'è più, vabbè. Ci dobbiamo organizzare, dobbiamo capire cosa vogliamo costruire e cosa vogliamo fare. Allora, la zona che manca di più è quella degli animali, questa sì. Qui sopra. Secondo me dobbiamo lavorare qua, infatti, oggi. È quella più vuota, cioè qui tecnicamente noi poi volevamo allargarci. C'è ancora il manicomio. Sparirà. Sparirà, lo facciamo esplodere, vabbè, non è un problema, no, sto scherzando. Qua secondo me ci dovremmo espandere. Io so piazzare i blocchi. Quello più o meno lo sappiamo fare anche noi, dipende dai momenti, a volte neanche quello. Ciao, sono qualcuno, grazie per esserti abbonato. Viene a soffiare una bella volta. Già quello è utile. Allora Steph, vogliamo fare anche il ponte un po' più lungo e poi fare tutta la zona? Allora, qualche idea? Ponte un po' più lungo? Vedi qua. Quale? Aspetta che arrivo. Tutu. Allora qui, prima di tutto, qua cosa ci vogliamo fare? Cioè, volevamo fare la zona di arancia, giusto? Degli allora, animali? Sì, che potrebbe stare appunto abbastanza qui. Io non lo allungherei, cioè farei più che altro partire adesso tutta la zona. Cioè, esatto, me... io l'avevo pensato così. A parte qua che mannaggia, mi si è rotto l'albero, poi vabbè, ci penso in un altro momento. Quindi iniziamo. Sì, cioè, e fare sì, una piattaforma. Io guarda, poi posso espandere anche da questa parte, mentre qui probabilmente lo lascerei così, dato che il balconcino è carino. No, questo sì, questo vabbè, a sorte il balconcino un po' improvvisato, però secondo me va bene secondo così. No, questo è carino, quindi allarghiamo sì. Destra e sinistra e lavoriamo. Cioè lì fai una zona e io faccio un'altra zona in questa parte. Ok, ok. Però prima di tutto io vado a depositarmi più blocchi e prendo i blocchi per costruire, perché... Io non ho ancora visto dove sono pieno... i blocchi. Pieno... E dove stavano le chest vecchie? È rimasto tutto lì, sono i vecchi blocchi e è rimasto tutto. Ok, è vero che abbiamo recuperato tutto. Allora, armature. Ok. E teoricamente cibo. Abbiamo anche ancora blocchi nella foresta fantasy che poi non avevamo completato, quindi anche quello è sfruttabile. Ah beh sì, effettivamente sì. No vabbè, no, ne abbiamo dai. Te l'ho detto. Tanti. Prendiamo questi. Deposito anche le ossa, deposito le stringhe. Al momento i mi levo anche. No. Il ferro non mi serve, nether wart block lo mettiamo qui, due uova direi che non me ne faccio minimamente nulla, le possiamo piazzare qua, il latte lo mettiamo qui, carne di zombie lo mettiamo qui. Prendiamo anche un po' di scale così. Powder così, perfetto, nel mentre 4800 persone, quindi ciao a tutti quelli che ci sono. Oltretutto altre 3000 da me, quindi siamo tantissimi. Allora... Sto pensando perché, mannaggia, di Oak abbiamo solo... Chi è arrivato con le elitre razzi? L'ho intravisto dietro... Non lo so. Dietro il mio inventario ma non lo vedo. Però non abbiamo i blocchi di Oak. Perché vabbè, ci serve Oak? Eh beh, sì, secondo me. È arrivato Però abbiamo Franci tante slab, dai. Nel caso facciamo più slab. È arrivato Franci? Sì, è lui. Ok. Allora... Non so se ci può servire della terra, questi li prendiamo... Avete presente quando cambiate postazione e quindi siete tipo con una nuova tastiera, un nuovo mouse e non sapete cliccare i tasti? Ecco, io sono così oggi. Perché sono nel tavolino con una nuova tastiera, un nuovo mouse, non riesco a cliccarli e sono lentissima in tutto quello che faccio. Che nervoso, vabbè. Spero che in tre ore così. Mi abituerò. Ma perché sì, ogni tanto ti sento abiti. Eco, Steph? Perché sei tu che fai eco. Dalla Però mia camera? Poco. Sì, è tipo...
perché credo che si risenta dalle tue cuffie, è una roba del genere. Something like that. Ah, boh, vabbè, ok. Niente, okay. Niente di troppo fastidioso. No, lo sento poi ogni tanto, quindi. Allora. Ok, grazie, Xiao, perfetto. Perfetto, perfetto. Allora. Questo lo spacco. Così. Io non ho capito, Franci è venuto, ma poi non è venuto su TS. Infatti, quindi cioè, sta rischiando la sua io vita non ho lo stesso. Perché sono tutti che ci scrivono in chat, cioè potete entrare ovviamente, non è un problema. Allora, vediamo se ci consigliano anche qualche, diciamo, mood carino in cui costruire in chat. Io leggo un po' di chat. Perché user joined your channel. Ciao. Ciao. Allora, ti devo alzare leggermente. Ok, mi metti il microfono meglio in casa. No, ma fatto. Io ti sento benissimo, okay, io ti sento perfetto. Benissimo. È perché io ho tutti tra i meno 5 e i meno 10 decibel. Ragazzi, mamma mia. È che triste succede? Per la maglietta. Per la maglietta. Madonna. Allora, anzi, ti abbasso un minimo perché sennò sei più alto di Steph. Gli acquisti online sono sempre pericolosi. Mamma mia. Sì, ma la cosa bella è che poi era scritto grande, capito? Io non l'ho letto, questo è il problema. Come vabbè. Quelli che comprano le tipo le sedie in miniatura senza leggere che sono quelle per le bambole. Sono in miniatura, esatto. E poi gli arrivano piccole, esatto. Ok. Titi. Allora, vediamo un pochino. Qua non ce n'è. Ah, qua ce n'è un pochino. Mi dovrebbe bastare. Allora. Cosa mi sono perso? Nulla, abbiamo appena iniziato a buildare un minimo, quindi abbiamo appena iniziato. Esatto. E c'è Franci che rischia facendo... c'è un buco qui come sotto. Al solito. Aiuto. Vabbè, vengo in pace. Io l'ho detto, essendo un consigliere non devo combatterlo, quindi... Però non io lo difendo se qualcuno però l'attacca. Io tecnicamente però sono il generale, quindi... ma il generale ordina. Sì, infatti, quindi non dovrei combattere io, però è un po' strana come situazione, mettiamola così. È una situazione complessa. Allora. Ah, io l'ultima volta ho dato la caccia a Frangi, lo stavo per uccidere, poi è scappato. Quando è scappato per la prima volta con Buddy. Conviene dire che l'hai risparmiato, così sembri anche gentile. Giusto, giusto, l'ho risparmiato. Facciamo così... Fede, secondo te qua ci sta che buco un po' l'albero o lo lasciamo un po' in mezzo per fare l'effetto naturale? Ma lascialo in mezzo, perché in realtà stava anche qua in mezzo al ponte, ma evidentemente come abbiamo riportato la casa si è rotto ed era molto bello come effetto, quindi okay. Io lo lascerei sinceramente. Allora, vediamo i consigli. Mettiamo qualche liana, magari così. Potete fare una zona di gatti. Allora, questo va bene. Sono indeciso se allargarla ancora o meno. Pa. Mi servivano i blocchi di Dark perché ne ho tipo 3 stack, ne ho presi. A Fede mi sa o hack normale. Aspetta. Frangi si toglie perché sennò te li ruba, però vabbè. D'altronde è un ricercato lui. Mi metto qua io. Ah, ok, questi sono scuri. Però vabbè, sì, li possiamo usare. Altrimenti mi arrangio con doppia slab. Perché non so se poi vogliamo rifare sempre qua lo stesso stile. Non so cosa vuole fare Steph. Vedi che qua un po' ne abbiamo messo. Sì, lui lo sta rifacendo, quindi sì. Io so solo copiare, quindi è ovvio che ricopio lo stile. Guarda che Franci sta cercando di uccidermi, ha cercato di buttarmi dal... Aia. Dov'è Barci? Ve lo faccio vedere. Dov'è Barci? Credo che stia già dormendo, no? Dato che è notte. Esatto, secondo me sta dormendo e quindi dovrebbe essere... qua che dorme, infatti. Lui è sopravvissuto anche all'esplosione della casa, è un eroe. Bisogna capire la forma. Io comunque mi allargherei parecchio, quindi allora senza esagerare. Posso trasformare qua, sì. Trasformiamo questi andiamo a piazzare. Ok, secondo me ci sono ancora blocchi rimasti qua. Vediamo se ho ragione. Nulla di nulla. Mannaggia. Io ho tantissimi blocchi, perché poi li ho trasformati, quindi in realtà ne ho tanti. Non so. Phantom in arrivo. Opla. Bisogna capire quanto ci vogliamo espandere in questa zona. Se più in lungo, in largo, robe così. Ma cosa ci volete fare? La zona degli animali. Ah, ok, beh, senso. Quindi sta. Anziché lasciarli, esatto, reclusi in casa, tipo Arancia, il gatto, fare delle micro zone per loro, con il loro habitat.
Speravo di averne di più di questi blocchi. Vabbè, mi arrangio. Mamma mia. Cavallo scheletro non mi interessa, ragazzi. Mi basta avanza Garibaldi. Vabbè, per te sì, però è bello il cavallo scheletro. Fastidio posizionare questa. Raga, i settings sono gli stessi su Minecraft che quando vado in live su altri giochi. Il fatto è che Minecraft, quando ti giri tanto, tende a far tipo più pixel e così via. È vero, sì. Sì, è vero, è vero. Soprattutto nella vostra zona, tra l'altro, perché c'è troppo verde e se la saturazione è tipo un po' altina... Sì. E ti fa un casino di quadrati. Ma ti dovrei alzare i settings di più quando vado in live su Minecraft. Allora... vediamo un po', posso devo fare cercare altri blocchi, quelli di azzurri che magari vi possono servire. Ma sinceramente per ora penso vada bene, vediamo se riesco. Allora, qui vorrei fare una piattaforma, non so neanche di che forma, però abbastanza grande. Anche se poi forse il ponte io non so se l'avrei allungato un minimo, non so. Qua possiamo lasciare anche un po' di foglie. Aspetta, vediamo. Perché non mi dà fattibile l'altro? Che cosa? No, sto vedendo delle cose da craftare. Fa ridere che Franci osserva ed è fermo così. Oh, mamma infatti mia. Fa, quindi, bah, vabbè. Facciamo così. Oh, è arrivato il re. È arrivato il re. In mezzo attenzione. Al ricercato. Attenzione. Aia. La corona è stata messa. Ho messo la corona. Il ricercato è vicino. Io mi dissocio, signori. Qualunque cosa accadrà. Se lui è qua non dipende da noi. Esatto, non poi siamo sui alleati. In realtà assolutamente. No, 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 io non ci ho fatto caso. Stavo costruendo, non ho visto nulla. Però poi ci mette ricercati pure noi. Sì, esatto, quello sarebbe un problema, credo. Ah, io per ora costruisco, poi vediamo com'è. Mannaggia. Avete visto la mia bellissima statua? Non ancora. Aia. Beh, ecco qua. Franci, io voglio andare a vederla, voglio andare a vederla. Non si fa problemi a rinferire. Mamma mia. È veramente coraggioso questo ragazzo, comunque. Perché mi devi attaccare sempre quando sto in bilico? Ti esplode casa. Non c'è più controllo. Ad averci. Ma tutti sono entrati anche Martino. Sì, sono arrivati tutti. Allora, secondo me la grandezza di sta zona va anche bene. Tacchete, tacchete. Che poi dovremmo iniziare a farle costanti ste live perché siamo rimasti troppo indietro nel building, dato che poi nei video... non avevamo la casa. Non avevamo la casa. Quello. Tornerò. Se n'è andato. È una minaccia. Dante Alighieri e Locolochis adesso. Facciamo così. Magari la piattaforma non fatela rettangolare, ma un'altra forma. Sì, sì, ho intenzione di farla tipo questa, però più grande. Solo che ora almeno sto iniziando a posizionare dei blocchi e poi vediamo come modellarla attorno. Per non avere ovviamente tutto dritto, che sennò poi è brutto. Però almeno iniziamo anche... Adesso mi fanno cadere, ma non si può dormire, per favore? Certo che si può. È che siamo... Phantom. Secondo me conviene, non c'ho voglia di dormire, mi dispiace. Allora, troppe liane, lo so, sono d'accordo. Mi viene sempre ad attaccare quando sono in bilico a costruire. Mi piace che cadano così le liane, però dobbiamo gestircele bene, raga. Quindi adesso le vediamo meglio. Voglio anche un po' di shroomlight, vado a vedere se ne abbiamo. Teoricamente sì. Forse devo andare al bunker. Steph, la tua armatura, raga, lo so, è bella rotta, devo ripararla. Ma come si ripara l'armatura? Dove sei? No, vado a prenderne. O ne hai tante? No, ne ho tantissime. E allora arrivo. Non sono più il ricercato. Non lo so, Rick. Sono guerra. Ah, non avevo notato che aveva la testa di guerra. Ah, ecco. Sei camuffato. Non proprio in modo eccellente. Allora, Fere, eccomi. Allora, tieni. Aspetta, tanto questi conviene. Ah, è vero che anche l'arco, io mi dimentico. L'arco infinito, rubato. Easy. Esatto, perché l'ho rubato in realtà. Il problema è che quando volano così tanto, poi la sanno tutti che sono l'arciere più smirato di Minecraft. Dove sono?
insopportabili. Sembrano finiti. E me li buttate addosso le shroomlight? Sì. Sì. Aspetta che riarriva. L'ho sentito? Non lo vedo. Allora, dove potremmo sei? Mettere ad esempio un blocco anche qua. Bello, 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 non mi dispiace. Che stai facendo? Io non ho idea di come fare quella piattaforma. Guarda. Com'è? Sì, 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 poi vediamo cosa farci. Qua potremmo fare anche la bancarella per Barci. A lui ma piace. Ma praticamente questa era la zona per un altro animale. Lui vabbè, può vivere già qui. Dove? Qua, al centro. Ma no, io devo fare la bancarella. È troppo divertente per non farlo. Però è piccola come zona per un animale. Infatti è quello che sto pensando anch'io. Però se poi lo allunghiamo troppo è un po' brutto. È quello che è l'indecisione che ho anch'io. Per quello io adesso sto facendo una sorta di piattaforma rettangolare. Per poi capire quanto espandermi. Ok. Perché ho paura davvero che poi diventi brutta se la facciamo troppo grande. Però se qua, allora se qui facciamo la zona di arancio deve essere bella grande. E poi forse sai cos'è? Mm-hmm. Non dovevamo farlo di legno. Perché? Forse con l'erba, o no? No, perché tanto l'erbetta comunque non te la conta del colore che vorresti, quindi non esce del suo bioma. Sì, certo, però era per farle un habitat o le facciamo una casetta e basta. Vediamo, adesso poi vediamo. È quello il problema. La ricompensa comunque restando Franci è 100 diamanti. Se sei interessata, per... facciamo. Ah sì? 100 diamanti non sono da buttare. Così cambiano le cose. Oh, mamma mia. Stavo leggendo dei messaggi. Allora, abbiamo del cibo cotto e tutto. Basta, qua. Io non ce la faccio più a costruire. Mi prendono sempre quando ma è finito adesso il giorno. Lo spero che se ne vadano, va. Vado già a vedere che cibo abbiamo, va. Papà, papà. No. Così, è così. Allora, era qui? Non mi ricordo più, sì. Steph, se mi resti ti faccio vedere anche le sue racket come già sono... È una bella minaccia quella. Non è male come minaccia. No, ma non è il mio lavoro arrestare la gente, quindi dovrebbe occuparsene qualcun altro. Allora, qui sono molto indecisa su come strutturare questa parte. Io ho il dubbio se abbiamo del cibo nel bunker. Forse no. C'è qua qualcosina, ma siamo anch'io poveri. Anch'io ho bisogno di cibo, solo 4 bistecche. Purtroppo. Sapello ve lo portavo io perché c'ho un sacco di carote, però ho dimenticato. Ah no, dai, è vero, effettivamente ho anche un pochettino di carote, dai. Per ora mi va bene. Io vado a sgobare. Da chi? Boh, il primo che trovo. Da Mark. Non ho sbagliato ad uscire, va benissimo. Allora, vado a prendere cibo e continuo a costruire, raga, che qua sto morendo di fame. Vediamo, mentre mi mangio la carne di pollo cruda. Una garantia... No, mi ha fatto male, lo sapevo. Dannato bella faccia. Ma perché ti metti a fare ste robe? Pa-pa-pa. Anzi, mangio anche queste. Ok, top. Allora. Chiudiamo qui. Perfetto, c'è la farm di polli, ecco, andiamo alla farm però di polli. Mi ha dato delle bistecche, è da considerarsi tradimento. Potrebbe. Ti accetto le bistecche del ricercato. Garibaldi, non ti dovevo dare da mangiare. Maledetto. Nessuno ti aveva offerto questo cibo. Bella faccia, ha tradito il Big Re, mi dicono. Non so se è vero, so che è il video di Marci, ma non so se è vero. Quindi finché non vedo non posso esserne sicuro. Non lo so neanch'io. Prendete l'elitra, raga, ci vuole un'eternità e mezzo ad andare a prenderla. Penso che lo dobbiamo allora, fare in un altro momento. Come l'avevo strutturato? Ok, molto così. Questi polli non vanno bene. Dov'è la farm di polli? È questa, mi sa, vero? Con chi ce l'hai? Un attimino, ecco qua. Oh, comunque un pollo che si fa una farm di polli di... che mangia, cioè è veramente scandaloso. Un pochino, sì, un pochino. Ah, mi cade tutta la legna. Vediamo se è superiore a Garibaldi, tanto so che è impossibile. Bobby, già il nome. Allora, il salto non è male. Sbagliato. Ok, vediamo in corsa.
Ah, è giusto. È più lento, Bobby. Allora, poi non so se... appunto allargarci. Ok. Allora. 4. Guarda la statua, giusto? Vado a vedere la statua. No, voglio venire anch'io. Ta-da, ta-da. Ogni scusa è buona per non costruire. Vabbè, non so bene come farla la zona, ma che ne so io. Io l'ho sempre detto che non le so costruire le cose. Wow. Vale di costruzione. L'ho vista solo in foto su WhatsApp, raga, ma è enorme. Sì, è veramente grande, sì. È bellissima. Dov'è da casa nostra? È vicino al portale. Okay. Praticamente... ah, quindi proprio al centro. Sì, 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 sì. Ma ha saltato, vabbè. È quasi alta quanto il portale. Franci! Sta dando fuoco alla statua. La stava bucando. Assistiamo al tradimento in diretta. La stava bucando. Ok, vediamo. Quanto ci allora. Vuole. Ok. Devo poi stare attento che gli ho fatto perdere vita al povero Garibaldi. Bellissima la statua, veramente bella, bella, bella. Ma qui... me la faccio in tutto ciò, sta ancora qui. Chissà chi è. Ok. Allora. Ta 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 ta. Vado a vedere se hanno fatto anche la statua del tribunale e come messo il castello. Dato che abbiamo dato... ecco, è gigantesca. Degli ordini ben precisi. Se non mi sfracello... vabbè, enorme, bellissima. Voglio vederla bene. Quindi faccio tutto il giro. È arrivato il campione. No, lo metto a costruire, Mark. Vieni a costruire. Lo metto a costruire. No, ragazzi, io ce la posso fare. Almeno se mi danno, capito, un'idea carina, io poi riesco ad aiutare a fare. Ma mi mancano le idee. Bellissima questa statua. Io te l'ho detto, io so solo piazzare blocchi, quindi solo quello ti posso aiutare. Allora... vuoi costruire? Ma non l'hai neanche salutato. Mi sembra eccessivo. Si fa diretti. Si chiedono subito le cose. Adesso l'IVA. Allora, ecco, ho sbagliato la strada. La zona di arancia. Ta 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 ta. Aspetta che lo avviso. Se magari non lo sa. No, no, mi sa che mi ha ascoltato per quello arrivato. Giusto perché magari non lo sa. Ok. Bellissima allora, questa. Vediamo un attimino. Situazione castello. E situazione qui. Allora, qui non c'è nulla. Quindi il signor Marci. Ma doveva fare la statua anche nel tribunale, no? Sì. Era una nel tribunale e una al centro. Non si ricorda neanche i video che registra. Allora, invece qui al castello sì, vediamo. Sì, me lo ricordo, però nel momento in cui l'ha fatta al centro, farla anche di fronte al tribunale mi sembra un po' eccessivo. Tutto lì. Per il re questo è altro. Non vedo migliorie qua. Che bello. È arrivato. Buongiorno. Ciao. Salve. Ciao, sto cercando aiuto da tutte le parti. Fere non ti ha neanche salutato. No, il magazzino. Come è esploso il magazzino? Raga, c'ho il magazzino esploso. Chi è stato? Non sto scherzando. Franci dice che il re cambierà tra 2 giorni. Aia. Azza. Ha qualcosa in mente. Sicuramente volevo dirlo anche io. Ho detto magari poi cambia tra poco e ci ritroviamo 50 statue di loco. Scusatemi. Cosa devi costruire, Fere di Bello? La zona di arancia. Ok, dove? In alto. Adesso te lo faccio vedere se puoi venire a casa. Arrivo. Allora. Ma questa sorta di stella, raga, l'ha fatta ultimamente Marci, giusto? Non mi ricordo questa stella così bella di diamante. Molto, molto bella. Dove? Nel castello. Adesso sei dal castello a casa? Io sono al castello e lei a casa. C'è la doppia live, quindi lei sta facendo la sua vita e io la mia. Sì. Mi regolo un attimino i volumi di TS. Perfetto. Fere, se vuoi ho 20 minuti di tempo per darti un'idea bella. Ok, mi basta solo l'idea tanto. Eccomi qua. Eccoci, allora ti faccio vedere. Entra, vai. Sali tutto okay. Su.
È praticamente nella parte esterna. L'idea iniziale, prima che la nostra casa esplodesse e poi tornasse, era di fare la zona di arancia esattamente qui sopra. Solo che non mi vengono idee, quindi non so come gestirla. Ho iniziato a fare una piattaforma terribile, quindi... Ma vuoi fare... Vedi, qua da questa parte. Sai cosa ci starebbe fare? Vai, una proponi. Una specie di capanna semiaperta, come se fosse tipo a mezza luna in questo modo. Okay. Fatta tipo di grano e concrete che tiene sempre quel colore giallo-arancione. Che bello! Un sacco bene. E dentro la tieni tipo a modi, come dire, tipo tenda, che metti dentro tipo il campfire, metti dentro un po' di robette così, come se fosse una tenda con dentro una volpe. Bello, sì. Sì, almeno anche una zona diversa da tutto il resto, esatto. Perché io l'avrei lasciata così, tristissima, quindi direi che è un'ottima idea. Secondo me come idea ci può stare, non è bruttina, eh. Ok, sì, possiamo provare a farla. Vado a prendere il grano, arrivo. Ok. Tanto mi basta che grano. Mi dai un po' l'input, tipo questo va costruito così, poi lo posso fare anche da sola. Io ho problemi a ideare le cose su Minecraft. Ok. Quella è la parte più difficile. Io al contrario, non ho problemi a idearle, ma a farle. No, io quando ho l'idea poi le cose già mi metto a farle. Da quando sono stato spodestato da costruttore era... È stato un duro colpo. Sì. C'ho anche la concrete, quindi ti porto anche quella. Allora, no, sono caduto in acqua. Molto bene. Bravo Steffo, bravo. Grazie. Steffo. Stavo andando a controllare tutte le zone, ho visto tutto. E ora me ne torno a casa. Così mi aiuti a fare questa zona, dai. No, sto facendo la mia parte. Bravo, io Steffo. Ma la tua è già finita, hai fatto solo un recintino. Ma chi l'ha detto che è finita? Ah, non è finita così? No. Allora, sapete che faccio? Vado a prendere un po' di jungle wood da sotto per ricostruire quest'albero, perché è davvero triste così. Frattempo che aspetto Mark. Sto già arrivando. Fate il vostro banner. Ah, ora, okay, mi metto a fare il banner. Io non so come si facciano i banner. Anche voi hanno detto fai il banner di ferro. C'è il blocco. Il pattern. Non so come si facciano, ragazzi. Quindi non lo so. Ci ho messo 6 anni per fare il mio. Quindi è veramente. Quindi non... Esatto, non è easy. Allora, la Fiere, ti faccio un dono. Questo è il tuo dono. Aspetta che tolgo la roba che sono dentro. Che tolgo tutto. Me ne ha regalato una anche, mi pare, Loco. Non mi ricordo chi me l'aveva regalata, però ce l'ho. No, forse sono, Buddy. Sono bellissime, Shulka. Sono la cosa più utile dell'universo. E adesso ne ho una rosa e una viola, bellissime. Ma c'è Franci! Io dovrei prenderlo, guerra, Franci. Uccidilo. Vieni qua, schifoso! Per arrivo, eh. Sì, tranquillo. Ho una missione. Vieni qua, schifoso! Grazie Stefano per esserti abbonato. Grazie Stefano. Vedete, dovrei inseguire con l'elitra. Certo. In chat Lorenzo mi dice: è uscito il video di Marci che dice che bella faccia ha tradito il Big Re. Aia, queste sono cose pesanti. E quindi abbiamo automaticamente vinto e lo spodestiamo. Però proprio di sì, che venga tu mandato spodestare via. Il Big Re? No, io voglio spodestare bella faccia. Bella faccia, sì. Ah, perché? Perché ha fatto la zona rossa troppo vicino. Ha fatto la zona qua. Cioè, scusa, noi c'eravamo da un sacco di tempo. Lui è arrivato, adesso guarda, è tutto invaso. Si vede già da qui. Allora, io essere onesto mi piace. Io essere onesto non si può dire. Comunque, ad essere onesti, è molto bella la zona di bella faccia. Ah. Lo so, lo ammetto anche io, però è troppo vicina. Ma sei sicuro di volerlo fare? Cos'è stato? Sei sicuro? Vuoi che ti elenco? Ti stanno vedendo tutti, Steph, non vuoi, lo fare. Vuoi che ti elenco la spada che ho in questo momento in mano? Vai. Si chiama Spada del Big Cavaliere, Sharpness 5, Dripping Edge 3, Fire Aspect 2, Looting 3, Unbreaking 3, Mending. Praticamente con un colpo prende anche MFR senza motivo. Sei pronto? Vuoi anche che ti dica l'arco prima di che tiri anche quello? Steffo... Steph, basta, dai. Mi deve aiutare a costruire Mark, ha pure poco tempo, quindi non fargli perdere tempo, per favore. Chi è che mi ha colpito? Penso che ci sia Franci che sta volando e lanciando tridenti, ragazzi. Penso che sia lui. Guarda, quello. È lì. Dov'è? Dov'è lo schifoso? Dov'è? Non lo vedo più. Lì dove c'è il fuoco. Ah, l'ho visto. È accovacciato. Mi ha laggato il tridente, non ci ho visto un tubo secco. Raga, mi è sparito il tridente, non sto più tornando. Eccolo. Allora, eccolo. Aia. Aia. Mi prende, è troppo scarso per quello. È diventata una guerra. Ah, che male.
No, ma abbiamo acceso il campfire. Cioè, ma aspetta, se io faccio così accendo un campfire. No, Steph, non è acceso. No, no, si accende il campfire, raga. Sì, abbiamo... si è acceso, ha ragione, guarda. Abbiamo scoperto un hack. Guarda, sì, come si chiamano? I life hacks di Minecraft. Di Minecraft, dovremmo fare il TikTok. No, vabbè. Ma che hit è sta roba? Si è acceso. Bellissimo. Pensa che... non mi ricordo... forse anche con l'acciarino si può fare, però nella pocket. Però nell'acciarino lo dai per scontato. La freccia infuocata che accende il campfire non lo sapevo mai poi mai. Carino. Cioè, secondo me... guarda, guarda, Stefano, mi sta arrivando dei messaggi su WhatsApp. Adesso ti rispondo, però prima devo leggerli. Ho fatto. Stavo per frecciare. Campione. Dai, dobbiamo costruire qualcosa. Ma scusami, oggi il tuo ruolo qual è nella o picchiarci e basta. Io sono il consigliere del re, quindi devi stare molto attento. Io sono il cavaliere. Indovina chi può consigliare di cambiare il cavaliere. Ma guarda, un cavaliere così non lo cambierei neanche se mi proponessero il cavaliere migliore dell'universo, che sono io ovviamente, però va bene. Quindi? Quindi? Zitti, un'ora e mezza a guardarci. Sto in silenzio, io campione. Sembri spaventato. Defo. Ma loro lo sanno di quella cosa lì che abbiamo fatto, quella cosa là? Non so di cosa parli. Non capisco il tuo codice. Ragno. No. Non lo sanno ancora. Non è ancora uscito. Neanche spoiler, niente di nulla. No, spoileriamo i video. 0-0. No. Non sanno nulla, non sanno. No, me ne vado allora. Guarda lì, incuriositi. Eh sì, certo, Sì. Dovevamo costruire, Fere. Esatto. E c'era Fere che ci guardava lì, poverino. Io mangio fragole. Allora. Ma metti giù lo shulker, Fere. Mi hanno detto, Steph, senti sta roba. Sì, aspetta che metto la shulker. Ok, dimmi. Detto. Aspetta, questo commento te lo dico. Non sei più generale, l'ho visto il video di Merci, bella faccia, ti ha fatto ridiventare dama di corte. Sì, ma quello che fa bella faccia non conta. Perché adesso ha tradito. La decisione poi ce l'ha il re, è il re che decide i ruoli, tu non li puoi cambiare così, quindi devo chiedere al loco. Se sono ancora generale ha ragione lui, è la dama di corte e bella faccia. No, ma ormai è ricercato, non è neanche dama di corte. Non è neanche dama di corte. Se ha dichiarato guerra al re, ormai è ricercato. I ruoli ce li hanno solo i non ricercati. Grazie Xiao. Xiao è stato bello. La piattaforma così grande, se la faccio un po' a cerchio, secondo te va bene? Ma secondo me... allora, la roba è che da sotto potrebbe uscire bruttina. Da sopra, però, se tieni la forma un po' non regolare, è carina, sai? Ok. Franci sta seriamente facendo questa cosa. Chi è che mi sta mettendo i banner in faccia? Ah, se vuole fare una brutta fine... Allora, qui magari ci allarghiamo un altro. Grazie, Biagio! Vai. Magari facciamo così e poi iniziamo a rientrare. Adesso vabbè, sto facendo dei buchi. Che secondo me, se vedi il contrasto tra Abel e la concrete, non è bruttino. No, infatti. No, è molto carino. Molto carino. Vediamo come esce. Esatto, sì. Sto pensando. Ma se non mi ci metto io di notte, vi faccio il regalo. Tecnicamente dovrei costruire questa live, ma facciamo finta di nulla. Allora, questi quanti sono? 1, 2, 3. È spunato da solo. 1, 2. Il ladro l'ha fatto. Allora, dobbiamo fare l'altro. Io ho sempre paura di caricare. Lasciatemi in pace. Ma il campione cosa sta facendo? Allora. Nulla. Allora. Sto combattendo in modo eroico contro degli zombie. Immagino il tuo modo eroico, campione. Quindi lasciami in pace. Allora, ci riuniamo dall'altra parte e vediamo come esce. Ho pensato a una bella idea. Potrebbe aver senso. Però questa mi pare che l'abbia fatta da 5. Signor Scheletro, mi lasci in pace. Raga, dai, devo mettermi a fare i banner. Vai. È il momento di fare i nostri banner ufficiali, va? Poi dopo faccio un'idea che mi è venuta in mente. I nostri o i tuoi? No, è il nostro del team... come ci chiamiamo? Team T-Poc. Vabbè. Team T-Poc. Una delle due. Comunque, vediamo in chat, facciamo una roba. 23 livelli, è vero, 23 livelli. Provate ad indovinare. Anzi, no, prima contestualizziamo. Lunedì un nuovo youtuber farà un video perché farà perfetto, parte della Big Vanilla. Perfetto. Provate ad indovinare. Sì, è vero. Chi si unirà nella Big Vanilla e quindi il nuovo canale che si unirà alla serie.
Quindi anche nella mia chat proponete. È un nuovo canale che abbiamo invitato. Non vi diciamo chi è, però. Vediamo se qualcuno lo... No. Allora. Pa 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 pa. Steffo. Non stai facendo niente, Steffo. Quasi tutti dite Gabby perché abbiamo fatto il video con lui l'altro giorno. Non è Gabby, non è Gabby. Gabby ha le sue serie, quindi per ora non si unisce alla vanilla, gliel'avevamo anche chiesto. Gabby non vuole fare troppo Minecraft nel canale, raga, quindi avendo la serie hardcore sta facendo quella, prevalentemente. Occhio che dietro mi sono allargata parecchio, ho fatto una piattaforma abbastanza grande. Sto combattendo anche con Franci in tutto ciò. Sì, quindi... Cosa ne pensi, Steph? Una sorta di capanna così dove poi mettiamo arancia? È molto brutta. No, come? Sì, sì, è proprio brutta. Cioè, tu arrivi e critichi? Vuoi attaccare il consigliere del re? E tu vuoi attaccare il cavaliere? Io non sto attaccando, sto giudicando il fatto che il cavaliere evidentemente a costruire non ha talento. È un attacco psicologico. Cosa? Se vedo dell'arancione in mezzo al blu, evidentemente allora, è stato abbagliato dalla corona del re. Forse stai desiderando talmente tanto quella corona che inizi a pillare con gli stessi colori. Tu vuoi saltare in aria adesso o dopo, campione? Campione? Campione. 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 Ragno. Nel mentre vi faccio ridere con un tipo che ha scritto che sono i Pantellas quelli che entrano nella serie. Vorrei capire il collegamento. Scusa, no, ma io da me hanno scritto quasi tutti Sbreezer, ma c'è già Sbreezer. Più di Pai è più probabile. però ti dico, Steph, da me tipo ho visto 3-4 commenti che hanno indovinato. Sì, però veramente pochi. Vi aspettate molto di più persone che non sono. Però non vi dirò chi è chi no. Però alcuni di voi vi dico già che hanno indovinato. Posso domandarvi come si crafta il banner? Tu volevi fare il banner. Allora, perché c'è il blocco personalizzato, cioè quello, il blocco che avevo usato per farlo. Però che cosa devo avere in mano? Un banner? Non lo so, Steph, sono confuso perché c'è Franci sopra che gli punta. Non so cosa mi stai chiedendo, Steph, non lo so. Io purtroppo non me ne intendo di banner perché veramente non ci ho mai avuto voglia di mettermi lì a imparare. Sono una persona pessima. Insomma. Allora. Ci sarebbe anche del legno di... come si chiama? Di acacia, secondo me. Ragazzi, sappiate solo che in chat qualcuno di voi ha azzeccato. Sì, anche da me. Fine. I colori... Allora, io vado tipo... stanno dicendo un sacco di persone che ci sono già. Tipo Mattiz, che si è già stato, ma adesso ha deciso di smettere di portare la Big Vanilla. Sbreezer, che c'è già, quindi... Quelli che sono già, ovviamente, non sono nuovi partecipanti, ragazzi. Potresti dare un indizio un po' più succulento? No, non c'è bisogno. Dici? Sì, allora, lasciamo con la curiosità. Da me lo stanno scrivendo in tanti, quindi buona parte ha già capito. Io dico devi solo creare questo, i banner indizio. E poi li metti nell'oggetto. Ok, però come si crea un banner, ragazzi? Non ne ho la più pallida idea. Io vado a casa di Marcia a rubare le cose e voi mi dite cosa devo rubare per farlo. Quindi Steph è il big ladro? Esatto. Ok. Quando si tratta di banner... Sì, bah, facciamoli tutti alla fine. Sto utilizzando un cavallo lento come la morte di non so chi che ho trovato per strada. È in diamante? No. È in ferro, bruttissimo. È il cavallo del Big Guerriero. Con la lana. Che è Kendall. E perché lo lascia in giro, povero cavallo? L'ha lasciato in giro perché mi sa che non l'ha voluto mettere a casa mia. No, qui mi sono intrappolata. Bene, di che colore vorresti il banner? Rosa. Chissà perché l'ho chiesto. Ci servirebbero delle ragnatele, ci servirebbero. Allora. Ma fai mettere? Vado a prenderle. Perché non posso mettere? Io non posso mettere. Vabbè, mi tocca spostare. Pa 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 pa. Pa ra 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 ra. Andiamo a cercare gli oggetti, va. Nuova canzone, Steffo? Sì. Bella. L'ho scritta ieri. Wow. Asteroide, grazie per essere abbonato. Sì, quel disco mi ha ispirato. Bellissimo. Pi. Allora, ma come cavolo si rende... Ah, ho sbagliato ponte, ecco perché non trovavo l'entrata di Marci. Era questo. Io Ferre pensavo una roba molto basic così, cioè... Non lo so, tra l'altro, essendo un posto strano, qualcosa di sempliciotto così.
Ma è carina, solo che io giusto mi allargherei un po' dietro perché ho fatto più spazio. Però è carina, eh. Magari ci mettiamo, ci facciamo anche qualche albero attorno artificiale, si può fare. Cioè che li sì, facciamo sì. noi con i tronchi. Come ci può stare, molto carino. Ma è troppo... Sì, lo allargherei e basta per darle più spazio. Posso dire una cosa? Che c'è? Che l'arancia bianca sarebbe molto più carina. Perché hai trovato arancia bianca? C'è la volpe bianca da Marci ed effettivamente è più carina di arancia. No. No, ma è davvero. No. Arancia e arancia. Purtroppo devo abbandonarvi. Ok, allora ci penso io, tanto posso farlo io. Magari vengo a fare qualcosina un po' di regalo, vediamo. Prima. Ok. Stavo grazie salendo mille. Ho letto GP. Ciao campione. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. E ciao GP Plank, oh. Che te devo dire? Dai, ciao belli, buona ciao. Giornata. Ciao. Ciao. Pa, 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 pa. Allora, dovrebbero no, non bastano forse altre 6. Allora. Quindi cosa ne pensate? Vi piace l'idea di Mark o la modifichiamo in qualche modo? Secondo me va che hanno cambiato tutti i blocchi. Perché? Non c'entrano nulla col blu. Vabbè, ma è un po' per spezzare, cioè, sono tutto blu. Facciamoli tutti, va. Secondo me è bello che sia blu con contrasti che stanno bene assieme al blu. Ma magari teniamo quell'idea e cambiamo i colori. Pensavo fosse esatto. guerra per un attimo, invece Franci che gira. Ciao Stefani, cosa è arrivato bisogno? Marci, la casa di arancia. Non credo che ti senta. Boh, vabbè. Allora. Io lo dico a tutti e basta. Aspetta che qua levo. Casa di Marci è troppo complicata. Cioè se tu vuoi trovare se tu sei un ladro a casa di Marci. Non riesci a rubare. Ti sì. stanchi prima ancora di aver rubato. Facciamo così. Io per ora la zona è un po'... Vediamo che mi dicono anche in chat. Metti il blu tipo la terra del Nether invece dell'arancione. Beh sì, Michele, effettivamente è una buona idea. Mi serve avere dei banner asteroide, rosa. Asteroide lunare 229. Devo creare il banner donazione... personalizzato. Bisogna usare il blu per Marci. Beh sì, dicono di cambiare comunque, di fare un'impostazione così ma con il blu. Sì, ci sta. Il problema è chi lo fa. Che buone queste fragole. Allora. Li hai? Mi dai un'idea? Così non l'ho sfrutto troppo per la casa di arancia. Lo chiedo a tutti. Ma poi devo utilizzare il colorante specifico e pure il pattern? Rosa con celeste. Io lo farei con il miele e il legno rosso slash blu. Hai ragione, sì. Sì, è una bellissima idea questa. Fai mettere da me. Sentendo... Per la casa di arancia, sì. Signor Marci, mi servirebbe il colorante celeste, se lo ha. Che bello questo. E il pattern credo serva per fare i banner. Vediamo se mi sente. Mangio un'altra fragola. Allora, come siamo messi a livello di materiali? Penso molto male. Cioè, penso che il legno rosso lo dobbiamo andare a prendere. Il miele ha detto che ce lo dà Marci. Non lo so, Marci. Quello che serve per usare il loom. Non serve un pattern? Questo lo metto qua. Allora per ora. Ah, comunque ne ho questo. Non ho capito chi me l'ha data. Però possiamo riparare il nostro albero. Però facciamolo. User joined your channel. Buongiorno. Salve. Salve. Sono venuto a portare un po' di allegria. Come state? Benissimo. C'è un ricercato attorno a noi. Bene. Cosa? Dove? Franci. Sta girovagando attorno a casa nostra. Aspettate che entro. Ora ci penso io al resto. Dai, fammi mettere. Allora, vediamo. Mettiamo il colorante. Cosa state facendo? Allora, io sto provando a fare il banner allora. Personalizzato. Oddio. No, non lo volevo mettere qua. E però. Ho paura. Lo vuoi fare col bambù? Volevo iniziare. No. Bello così. Ecco. Ma come si disegna dentro poi? Signor Marci? No, lasciamo così, va. Staff, non so che mi stai chiedendo. Io vado da Marci a prendere il miele e poi penso di dover andare nel Nether per... Cosa mi aveva detto Marci? Allora.
Legno rosso e blu, quindi proprio anche Franci. Legno. User joined your channel. Buonasera. Salve, buonasera. Ciao Marci. Facciamo prima a far così un secondo, eh? Sì, decisamente. Allora, sapete che era meta speedrun, vi dico solo questo. Ma chi ti ha scritto? Tutti, su Instagram tutti. Ma dai, stavo solo perché cercando cose in casa. Perché stavo aspettando che mi dessero le ender per le piglin. Ah, ok. Come si pasticcia dentro il bar? Cioè, io metto tipo le due cose e ok, però poi allora, per fare un disegnino? Devi cliccare a destra. I disegnini sono i pattern. Però i pattern io ne ho solo tre, mi sa, aspetta. Dove cavolo li ho messi? Ce li ho dall'altra parte. Ah, quindi non puoi fare il disegno che vuoi? Sì, puoi farlo, ma devi crearlo tu. Devi, tipo quello che ho fatto io, questo qua. Sono okay. Tante cose rifatte. Ah, cioè, tipo metto un pattern e poi metto un altro... All'infinito. Tipo questo qui è quello sopra giallo, quello sotto nero nell'angolino rosa, vedi? E voi fate così le cose? Eh sì. E tipo però quello del bambù come l'hanno fatto? L'ho fatto io quello. E come? Con il pattern che non mi ricordo chi me l'aveva dato. Quello non me lo ricordo. Ho capito. Ma non ce l'hai più quello del bambù? No, sì, perché volevo farne uno personalizzato con del regno tipo Hawk. Tipo guarda questo. Questo qui. Ma siete a casa di Marci? Sì. Sì. Questo qui è fatto con quello che si trova nel bastione e con delle linee laterali praticamente, basta, e centrale. Ok. Ti vado a prendere i due pattern che ho, spero, ce li ho tipo... Nel mentre siamo a 9000, quindi ciao. Ciao, ciao. Posso uccidere ciao Franci? Tutti. Puoi assolutamente uccidere Franci se riesci a prenderlo. Ho visto, eh. È una libellula, guarda quanto è veloce. Sto solo allungando, passando qui in mezzo. Allora, vabbè. Facciamo così. Secondo me potrebbe essere carino. Ragazzi, vi piace questa idea? Io non so cosa stai facendo, Steph, ma ho paura. No, secondo me è molto carino. E poi potremmo mettere magari questo, capito? Così, tipo qua sopra. Ma ne pensate? Andiamo. Proviamo. Aspetta. Ma dopo che ne creo uno, come faccio a farne tanti? Devi mettere, non mi ricordo se il colorante o lo stesso banner nella crafting, il banner base. Se tu metti il tuo banner che hai creato, più il banner base che hai messo nella crafting, ti dà tanti altri banner. Tieni qua, io ho due pattern. Uno e due. Sono a casa. Allora. Ti sto proteggendo da Franci, perché è un big traditore. Sì, è tutto il tempo che gira, a me ha dato è carino quello che stai facendo, eh? Ci sta. Vero? Se becco quello giusto ci potrebbe star molto bene. Io non so come si entra. Fere, tu che miele vuoi? Ah, vieni, aspetta, pensavo lo sapessi. Dove si entra? Cioè, no. Ma da casa mia, sei. Perché è diventato un labirinto a casa tua, Marci? È terribile. No, ma perché io entro direttamente con l'elitra, aspetta, dove sei? Arrivo. Sono pure caduta, vabbè, buongiorno. Vieni qua. Io sono qui all'ingresso del ponte. Ok, questo non mi piace. E neanche questo. Fare il parkour. Mi piace di questo. Kendall, dove siete? Fatto. Stiamo arrivando. Ma siete stiamo sopra, arrivando, siete? Sì. Ecco. Di qua. Ok. Ok, facciamo così. E l'entrata della casa di Marci è molto strana. Beh, ma io entro con le litre ormai. Adesso vediamo la reazione di Fere al ma mio banner. Ma non siamo neanche a casa sua. Aspetta, abbiamo sbagliato casa. E vedi che ci perdiamo, io l'ho detto. Ma siete andati a casa di Bella Faccia. No, è un'altra casa. Senti, Steph, posso fare quella roba lì? Vada. Tanto ci sono solo 9000 persone, non si accorge nessuno. Ciao! Oh, ciao! Ma in live ciao, comunque Marci. Io ho creato questa cosa che è legale, sia il fan che il TP, quindi sinceramente... Allora, ritieni i pattern, che sennò poi mi dimentico di ridarteli. Ok, grazie. Pere! Dimmi! Dimmi cosa ne pensi. Vieni a vederlo. È carino, secondo me. A me piace questo? Un sacco. È carino! Cioè, ma ci devi fare altro? Però non mi piace così. Del PC. Però ci vuole tipo un simbolo. Ma non può farli. Cioè servono i pattern. Rappresenta tutte le vie che devi seguire nella vita per raggiungere il successo. Ah. Pensavo fossero delle mattonelle. Bene, va, guarda, che io ti faccio, va. Dentro un muro. Allora, questa te la regalo. Con anche tutta... Mark me l'ha regalato un'altra prima, ce l'ho di tutti i colori, adesso vai. Ce l'ho rosa, viola e fucsia. Con tutto il miele. Dietro di me. Ok, grazie. Che c'è dietro di te? Non l'hai visto? Quanto c'era? C'era Franci, l'ho visto. Ma a me mi si sono rotte le litre. Cosa, Fiere? No, niente, stavo guardando quanto miele c'è, okay. Tantissimo. È scappato via. Marci, hai delle membrane? Con un altro colore. Forse sopra. Vabbè, ne uccidiamo tipo 35 al giorno, dovremmo averlo. Sai che non so dove le metto, sinceramente, non mi ricordo. Cosa stai frugando tu qui dentro?
Ma sì, potete prendere quello che volete. Che bella questa zona comunque, con tutte le armature colorate, bellissima. E questo magari lo mettiamo qua. E ragazzi, il problema è che mancano simboli interessanti e carini, è quello. Allora, il simbolo che avevo utilizzato per il bambù mi pare che era quello della Mojang. Che mi aveva dato forse Loco, non mi ricordo. Ma che hit che diventa così. Vabbè, io ragazzi vado a finire di fare la speedrun. Vada, vada. Tanto... Ciao, 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 dopo, minuti. Ciao, amici. Ciao. Ciao, 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 ciao. Se avete bisogno scrivetemi. Ciao, ciao, ciao. Ok, ciao, ciao. Ma noi, voi non dovevate costruire tipo una casa o qualcosa? Sì, sì, ma non la sappiamo fare, quello è quello. Quindi siamo in giro. Ma chi è che mi ha attaccato? Ma non lo so, pensavo... Mi è arrivata una tridentata. Io non ho il tridente, quindi... È Franci, no, per è forza. Franci, sicuro. Eccolo, eccolo! Vieni qua! Vieni qua, Franci! Oh, ti consiglio di scappare, capito? Furfante. Se la chiappo lo ammazzo. Eccolo, di nuovo qua, guarda, guarda. Mi volete aiutare? Oh! Oh! Mi ho spinto giù! Ma che sta succedendo? Franci il traditore. Ha tradito la corona del re. Ragazzi, voi siete con l'elitra, potete andare in giro un po' come vi pare. Noi no, se caschiamo, caschiamo. Ma perché non l'avete l'elitra? Non siamo mai andati a prenderla. Non siamo mai andati a prenderla. Scusa, ci andiamo ora, siete in live. Se ci mettiamo 6 ore. Se ma vuoi no, andiamo. Dai, non ci mettiamo 6 ore. Su, all'Ender per le abbiamo. Abbiamo l'elitra, abbiamo tutto. Ok. Ok. Va bene. Se volete, per me non c'è problema. Allora, Fere, guarda sta foto di WhatsApp. Ok, mandamela. Te l'ho già mandata. Eh sì, ok, ma manca il simbolo, Steph. Sembra un muro. Fere, non c'è il pattern. Capisci che stai creando un muro? Vi odio. Ma qualcuno che ne sa fare di carine, magari ce la facciamo fare. Non ci abbiamo i simboli, quello. Per l'elitro hanno detto tutti sì, sì, sono tutti impazziti, quindi ci conviene andare. Sì, ok. Sì, sì. Allora, io se volete vi inizio a dare un po' di robe. Posso andare alla mia farm a prendere della polvere da sparo, così almeno poi io ragazzi ho solo 10 ender pearl, cioè non no, è che sono messa così tanto bene. Come si esce? Io sono pieno, non ti preoccupare. Ricordatevi di chiudere la porta che sennò... Raga, ma voi come uscite senza l'elitra? C'è l'acqua sotto. Ah, ok. Ma sei matto? È un po' rischioso. Allora, vi prendo tutti i materiali. Sono totalmente mancata e non sono morta, va bene. Fere, dai, un bidone. No, Steph, non sono abituata a sta tastiera, mi dà fastidio. Qualcuno si ricorda dove è il portale? Questa è la big domanda. Questa è la big domanda. Ho anche le foto nel telefono delle coordinate, ma a trovare una foto in mezzo alle foto dei gatti ci metto 2 ore. E questo è vero, è del cibo. È del cibo. È del cibo, sì. Quelli sono più video, per far rosicare ve la faccia. Allora, vi inizio a dare un po' di robe che vi serviranno. Ok, grazie Franci. Mamma mia. Dove ma siete, che vuole ragazzi? Questo? Che ricercato Franci, eh? Non pensare che così... No, no. Dove siete ragazzi? Allora, io sto tornando a casa, così deposito un po' di cose prima di partire. Forse anche a me conviene, sì. Lascio tutto e... Nel caso morissi. Fate quello della Fenice. Ragazzi, ma dove li trovo i pattern con i vari simboli? Non ho idea. È quello il problema. Sì, ci fosse quello non sarebbe un problema. Cioè, carino, però un simbolo ci vuole ovviamente, perché un banner è fatto così. Ha sempre il suo simbolo. Ma sì, fai un muro, che ti frega. Non mi prendere in giro. Stavo bello, provando ad esprimere la mia arte. La creatività non fa per te. Grazie. Ma neanche per me, non credere. Io stavo pensando di farci un poster e di venderlo, no? Non ti piace? Magari lo usano come... magari lo usano come carta da parati. Ah, perfetto. Presi i milioni. Vedi? Allora, deposito tutto. E poi dobbiamo andare in viaggio. Allora, le ender pearl ve le do io. Cosa okay. Vi posso dare che vi può servire? In realtà la ender pearl, piccone e blocchi, basta. Ok. Come mai Fere non è mutata stavolta? Che è successo? Perché sono dall'altra parte. È in un altro siamo in computer. Due live. Siamo in due live. No. Siamo in live su 2Players e su Tipok. Doppia live. Incredibile. Esatto. E lei ha letto coricata.
mentre fai la live. Coricata no, seduta, cioè che cavolo coricata. Sarebbe scomodissimo. E infatti, come fai a giocare? Al tavolino da colazione, presente quando ti portano a colazione a letto? No, i tavolini da PC, non è... ma non smetti di dire è da colazione per dormire. No, è un tavolo da PC, da PC portatile, dove ci ho messo una tastiera e un mouse, fine. Tavolino da colazione. Bravo Franci, vai via, che è meglio. Allora, qua ho fatto tutto giusto, teniamo questo. Perfetto. Di roba qui. Ok, io sono pronto. Ma Ferre l'ha mai visto Land? Oh, scappare che... Oh, te ti piglio, te lo giuro, ti faccio diventare come bella faccia. Allora, anche queste, che ci sono tutti i miei tesori, me le lascio prendi qua. Ok. Sperando che ti bassino, anche se tu non sei molto ferrato con le Enderpearl. Grazie. Neanche io. E nemmeno con l'arco. Allora, Ferre, tieni. L'hai mai visto tu Land City, Ferre? No. No, mamma mia, sarà bellissimo portarvici. Ok, andiamo. Ok. Quindi, infatti, Ferre ha accettato solo perché non sa cosa c'è. Le coordinate sono 2097-800 circa. Ok, poco dopo la casa di Nico. In marcia, ragazzi. Allora, andiamo. Ho pensato che è una buona idea se prendo tanti blocchi perché Ferre. Sì, vi servono blocchi, piccone e enderpearl e cibo, basta. Ok. Io non ho preso blocchi, quindi pensaci. Vai, presi. Mamma mia, chi morirà oggi, ragazzi in chat? Vediamo, chi morirà per primo? Io, Ferre o Steph? Io e Ferre entrambi. Perdiamo tutto. Ah, ma guarda che anch'io potrei morire, eh. È complicato Land City. È terribile, infatti. Sì. Perché non mi funziona più l'arco? Che ti succede? Problemi con l'arco. Scusami, non è quello con Infinity? E allora perché non va più? Perché non hai la freccia. Genio. No, ho buttato la freccia. No. No. Ma tu pensavi che funzionasse anche senza frecce? Eh beh, infinito. Ho capito, ma uno la devi avere nell'infinito. No, moltiplica l'infinito quello che non esiste. Vai, c'è una volpe che ammazza i polli, brava. Allora, avevamo detto che coordinata era? È un po' allungata, non lo so. Circa 2800. 2000 di X, 800 di Z. C'è qualche impostazione strana. Forse c'hai il FOV alto, Ferre. No, è normale. E allora no. No, perché, allora, ovviamente sono da un nuovo PC, quindi ho dovuto riscaricare Minecraft e rimettere le mie impostazioni, ma le ho controllate queste cose, quindi non so perché, sinceramente. Raga, Nat l'ho già risposto, solo che è imbecille. Ma imbecille nel senso che è imbelle? Non è sì, proprio esatto. Imbecille. Chiede le cose e prende le fa. Allora, devo delle barchette. 2800. Ok. Secondo me Franci ci sta mandando in una trappola nel suo regno. Una barchetta oppure la nave? Vuoi andare con quella? Se te la sai guidare. Allora, facciamo due barchette. Steph, ti stiamo aspettando la nave al veliero. Arrivo. Dovrebbe essere di qua circa. Porta le piume. E piuma le porte. Non ho finito di leggerlo, ma porto le piume. Ok. Ok. Raga, per chi sta arrivando adesso in live, stiamo andando nell'End City a prendere l'elitra. Per me e per Ferre, dato che ancora non ce l'abbiamo. E moriremo. Fine. Esatto. Nulla spoiler. Di più. Succederà veramente. Esatto. Buongiorno. Forza, facciamo una gara. Vai. Ok, sono pronto. Allora, no, c'è l'altra barchetta, scusi, che gara è? Infatti. Vada. Siamo più pesanti così. Io la rallento a lei. Allora, dobbiamo andare a 2800, dovrebbe essere più o meno di qua. E al massimo tiro un Ender Eye e vediamo se lo troviamo. Ok. Voi ce l'avete gli occhi? No. Sì. Come no? No. Steph, come fai? Quindi tu non ci vedi? Io sono tipo Zubat. Ah. Ultrasoni. Perché non ha gli occhi Zubat? No, ma usa gli ultrasoni. Devi dire tipo Odino, non lo so. No. No, utilizzo gli ultrasoni. Ok, stai mangiando, eh? Fragole. Molto buono. Siamo arrivati. Allora, okay. Dobbiamo andare a circa 2000 adesso. Ovvero di qua. Wow, mamma mia, non l'avevo mai vista la mappa della Big Vanilla. Sì, io l'avevo vista, è bellissima. Mi è capitato di stare qua, sì. Ma come hai fatto a metterci i nomi? Non l'ho capito, eh. Allora. Però vedi che ci sono
vecchia base Tipok, ci sono tutti... Bellissimo. È entrato Nat. Qual bombetto. Andiamo, andiamo. Papà, papà. Quindi 2000. Nat, il tuo personaggio ormai ha la muffa. Da quanto tempo? Ha le ragnatele addosso. Esatto. Allora, cosa ha detto? 2097. È stato molto specifico, Franci. Forse è una trappola? Secondo me è una trappola. Perché ha detto 2097, circa. Però ha messo 97. Allora. Pom, pom, ti sei perso pom, un po' la storia. Io sto sbattendo ovunque perché leggo la chat e rido da sola, vabbè. No, Nat, il traditore è Franci. Se devi uccidere qualcuno, devi uccidere lui, non me. Mi state correndo come matti. Aspetta, aspetta, Steph. Steph! Fermo un attimo. Dove siete finiti? Qui. Boh. Ecco, ti vedo. Aspettiamo la dama di corte. Stavo andando... Barra generale. Ah, sei tu la dama di corte ormai? No, io sono consigliere lei generale. E chi è la dama di corte? Bella faccia. Bella faccia. Però mi hanno detto che bella faccia mi ha rimesso dama di corte e lui si è rimesso generale, però non vale perché quelle sono decisioni del re. Infatti, quindi... che cavolo è? Decide lui adesso? E tra l'altro è un traditore. Tra l'altro è pure ricercato ora, quindi esatto, è un disastro. Esatto, casino. È ricercato, bella faccia. Vabbè. Da quello che ho capito, ciao. Sì. Ciao, Nat. Quindi lo devo arrestare, mi piace. Sì, sì, da quello che ho capito, perché è uscito il video di Marci poco fa e quindi non sì, sono sicuro. Sì, noi eravamo già in live, quindi anch'io non sono sicura. Non c'è nulla, tra l'altro, in questo buco. No. Siete scesi anche voi? Vabbè, ti ho visto qua, ho detto magari vi andate da sta parte. No, no, credo sia qua, vedi? Dovrebbe essere qua nelle vicinanze. Perché non so fare nulla oggi? Prendo, aspetta, proviamo a utilizzare l'occhio dell'end. Vai. Vediamo se siamo aspetta, qua. Ma sarà sicuramente dove c'è questa build. Ma, è lì. Ma siamo ciechi proprio. Raga, vi ho perso. Hanno fatto una build gigante, Fere. Tipo Zubat proprio. Ma vi ho perso proprio. Aspetta, Fere, facciamo così. Volo in alto. Guarda in alto, guarda in cielo. Mi vedi? Ti ho sentito però da sono qua, parte. qua. Sì. Ok, buttati esattamente dove mi sto buttando io. Ok. Qua non c'è nulla di utile. Eccoci qua. Il nuovo modo per trovarsi quando ci si perde. Sì, sì, sarà sicuramente qua sotto. Eh beh, sì, cioè, dall'ambientazione. Ma non l'avevo mai visto sta cosa, guarda qua. Neanch'io, c'è chi l'ha Franci, fatta. Franci, vai via, Franci, vai via. Che facciamo? Scaviamo sotto? Aiuto, che paura. Non idea. No, ragazzi. Raga. Land, qua. È lì. Ma c'è della lava. Non preoccuparti, io ho avuto paura, ma è andato tutto ok. Ci fidiamo. Vai, mi sono già buttato. Ok. Oh, ma che figata. Bellissimo. Bello. Ok, allora, adesso avete l'Enderpearl? Sì. Sì, ragazzi, ma... Verso di là. Ma siete seri? Fere, questa è la parte facile. Fere, questa è la parte facile, ma non hai visto nulla ancora. Perché mi stanno attaccando? Mi sa che voi due non avete ancora visto neanche né la farm di Enderpearl. Andiamo a prendere un altro po', venite. Ok. Cioè, la Fere, farm non devi guardarli in faccia, lo sai. L'ho capito, ma mi stanno attaccando random. Chi li ha guardati? Stavo mirando con l'Enderpearl. Ti difende la guardia, non ti preoccupare. Venite, grande venite. Guardia. Allora, avete una spada potente? Sì. È stata allora. Regalata, però ora, ora vi divertirete. Quanti livelli avete? 21. Perfetto, seguitemi. Che brutti versi che fanno. Allora. Ma qui devo camminare guardandomi i piedi con questi qua. Nat, io ti uccido. Mi vedete, tu no? I tuoi problemi che non puoi parlare. Scendete sì? Qua? No, Nat, non si vede. Allora, qua ci sono due cose molto belle. Franci, non ci provare, che qua cado e muoio. No, ragazzi, io lì sotto non ci voglio scendere. Poi ti metto in prigione nella no, vita Steph, reale. Fammi no, spostare. No, scendi, no, scendi. No, ho paura, non mi piace questa discesa. È bello, è molto bello. Qua ci sono due cose super belle. No, Steph, è caduto! Fere. Io ve l'ho detto. Cosa è successo? Fere. Mi sono lanciato, easy. Ma cosa c'è lì sotto? No, ho paura, non le so fa ste robe. Ci sono due cose strabelle. C'è la mia casa sottosopra e c'è la farm di Enderpearl. Ok. Ma voi non avete paura di fare queste cose così che uno per sbaglio va, cioè, cade giù, muore, finito? Sì, ma infatti guarda che sai quante volte hanno provato a buttarmi giù mentre facevamo la casa sottosopra? Appunto. Voi non l'avete ancora vista, ma è dietro di voi. Guarda quanto farma.
Ecco, ora ammazzi questi, ti fai tanti livelli e ti fai tanti ender pearl. Tutte le ender pearl che vi servono le trovate qua. Francio, ho paura di cadere, io camminerò così tutto il tempo, mannaggia. Non mi dire che stai camminando shiftata. Sì, mi fa venire le vertigini sta roba, mi dà fastidio. Siete, ma poi ho Franci davanti, ho paura che mi tiri un tridente in faccia, non si sa mai. Sì, Franci, sta buono, per favore, eh. Mi fa paura. Tanto che non ti stiamo arrestando. Perché poi non è entrato su TS, sta zitto, ti segue, cioè mi fa paura. Lui è, ovviamente poi è anche il traditore, può fare quello che gli pare. Ma stai arrivando? Sì, più o meno. Allora, cammino un po'. Franci, ti prego, non lasciala giù. Stare, ti consiglio di andare via perché ti ammazzo, eh. Franci? Sentilo Franci? Come minaccia, okay. Sentilo, sentilo. Ok, ci sono, ci sono. Franci? Che paura. Ma non si poteva fare un percorso più sicuro, ragazzi? Ma se cammini dritto non succede nulla, tranquillo. No, no, che paura. Corri pure. Mi sudano le mani. Mi fa venire l'ansia, non so perché mi fa venire l'ansia sta Ok, roba. Ora ammazzate gli Enderman e prendete tutte le Ender perché volete. Ok, ti vai così. Sì, hanno tanto hanno uno di vita, quindi li puoi uccidere anche a pugni. Ah, ok, sì, gli dai sì, un pugnetto sì. E muoiono, vedi, è bellissimo. Sì, 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 bellissimo. E qua ci sono tante Ender Pearl. Sì, ma anche nella ceste, prendile, prendile. Sì. Vabbè, vedete che là tante. C'è... Vedete devi avere 7-8 stacche. Sì, sì, ce li ho, cioè ne ho 3, 6, 7, 8, 10 stack, tipo. Ok, dovrebbe bastare. Steph, vai a destra? No, no, no. Ah, guarda la casa. No, 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 no. Dai, è bella. No, siete andati via? Sto per vomitare. No, ragazzi, devo rifarmi sto percorso. Io, al pensiero di morire e perdere no, tutto, no, grazie. Io soffro di vertigini nella realtà e nei videogiochi, ragazzi. Non ci riesco. Allora, cammino, senza corda. Forza, forza. Sono pronto, mi sono perso. Dobbiamo aspettare fare un po' indietro. Ma che sei matto? Ho miscliccato il cibo. Oh, mio Dio. Vedete che possono succedere cose per Vabbè, ma lui, scusa, ha tirato un ender pearl nel vuoto, quasi. Aiuto. È venuto un infarto. Via, Franci. Via, pussa via. Ok. Aiuto, secondo la paura. Ha finito anche lui Rocket, eh. Raga, è notte, avete un letto che andiamo a dormire? Ti sta trollando per esatto infatti è una battuta cioè fin allora, qui ci arrivo anche se non ho mai finito Minecraft come si dovrebbe finire. Ok, ora mi sudano anche a me le mani a portarvi nell'end perché mi sento tipo dove responsabile siete? Avanti ok clipperanno la Viene nostra morte centro? Sì probabile ma non devo guardare sti robi no io inizio vedo, ad andare vi raga vi vedo l'armatura è quasi rotta sì ma dovrebbe bastarmi. Quanto rotta? È abbastanza rossa. Anche la mia è rotta, ho l'elmetto rosso. Ma perché hai continuato a usare gli elmetti in netherite, io ve l'ho detto. No, un raid? Perché? Cos'è un raid? Perché c'è un raid qua? Cos'è, ragazzi? Raga, si è rotto il gioco. È il coso dei... pillager, quelli con la bestia gigante. Ma come fa ad esserci qua? Non lo so, forse qualcuno ha fatto delle farm strane, conoscendoli. Alla maledizione Nat. E dove l'ha portato, scusa? Non lo so. No, raga. No, raga, sono lì! Guardateli! Ragazzi, non so dove siete. Io qua... Vieni al centro, siamo Franci. Qua. Siamo qua. Guardate. Ci sono i pillager, ne dobbiamo uccidere altri due. Raga, ma ci può essere il raid nel land? Ma sta roba non l'avevo mai vista. Guardate dove sono. Ma? Stai attento. E potrebbe arrivare anche la bestia gigante, eh? Oh mio Dio. Che roba strana, mai vista? No, secondo me c'è il raid perché qualcuno ha portato un villager qua. Conoscendo i ragazzi, qualche farm, non lo so. Tipo ma Nat ha detto di avere la maledizione. Però c'è anche villager vicino. Ah, ok, allora sì, qualcuno ha portato qualcosa qui. Però mi sa che è buggato. Vogliamo andare nell'end city? Sì, beh, che sì. Ce frega. Ah, visto, c'è il villager qua. No, raga, lo dobbiamo proteggere, poverino. Povero sì. Marci aveva portato un villager nel land, mi dicono. Vedi, sì. Mi dicono, sì. Ragazzi, okay. Scusate, ma ovviamente dovendo fare ste cose riesco a leggere poco la chat, però nelle live di Minecraft è così, anche perché vorrei morire non di era così? Che cavolo hai fatto? Qui dentro, quindi ma scusa, non si doveva tirare l'ender pearl qua dentro? Dentro lo devi tirare, così. Non me l'ha presa. E poi entri dentro, guarda. Boom. Usa la botola anziché l'ender pearl. Okay. Ma l'hanno fatto più complicato, prima era più facile. No, non è cambiato. Abbiamo io sbagliato di nuovo persi.
Devi entrare dentro quel portale devi minuscolo. Devi salire tutto su, Fere. C'è un portale minuscolo e ci devi entrare dentro. Tutto su dove? Su quella costruzioncina piccola. Sulla casetta? Io ho una casetta di fronte. È una piscina. Su, lì in alto. Il punto più in alto che è lì attorno. No, ma se mi giro mi vedono. Aspetta che guardo la live così vediamo. Aspetta. Dov'è. Dovevamo fermi prima. Ok, a sinistra. Vedi qua. Che c'è tipo una torre. Ah, questa torre qua. Sì, sali là. E poi c'è una specie di portale con una botola. Tu devi riuscire a incastrarti nella botola e passare nel portale. Sì, vabbè, cosa mi state dicendo? Allora, io sto qua. Ok, sali. C'è un po' di delay nella live. Sì, ora certo, sali sopra, no. Vedi che sopra la bedrock ci sono delle scalette. Sì, 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 sì. Perfetto. Ci sono di fronte, c'è la botola. Ok, ora ti metti di fronte alla botola e la clicchi due volte, ti farà entrare dentro il pavimento. Allora, di fronte. Sì, la apri prima. Ok, ora vai su, ora la riclicchi. Ma vado su e la riclicchi. Ah, sì. Ok. Perfetto, okay. Ci sei? Non avevo mai fatto sta meccanica, sorry. Non la conoscevo. Perfetto, benvenuti dai, nel Land City, ragazzi. Oh, ma dove mi avete portato, raga? Io torno a costruire. Qui ci sono soltanto isolotti. C'è un grosso problema, però. Lo vedo. Che moltissime di queste barche sono state già esplorate e lootate. Quindi sarà difficile trovare un'elitra. Ci potremmo mettere ore. Ok. Vabbè, ci ho pensato solo ora. Ci proviamo. Quindi ragazzi, molto semplice. Creiamo dei mini ponti, dopodiché si va con l'Enderpearl nelle varie isole. Hai capito che ci si muove solo con l'ender per se cadi nel vuoto sei morta e non recuperi gli oggetti? Sì, sì, sì. Ok, sei contenta? Qualcuno di voi vuole le mie elytra se le sapete usare? No, non le so usare. Ok, allora... No ragazzi, ma lì giù devo andare, ma perché mi avete preso? Perché mi avete fatto venire qui, raga? Cioè io sta per non ci venivo. Non le tirate troppo in alto, cercate di tirarle tipo a 45 gradi, così siete sicuri che atterrano. Ok, ce l'hai fatta, Steph? Fere, sì, ma giusto, giusto. No, ragazzi, non... Salta e tira, verso tipo a 45 gradi, non e cosa vuol dire a 45 gradi? Calcolati tipo troppo l'angolo. In basso né troppo in alto. Allora, provo, oh mio Dio, no. È morta? No, è finita nel void, tranquilla. Allora, un po' più così? In alto. Così? Un po' più in alto. E allora è così, tipo... Troppo? Oddio. Ragazzi, non è una buona idea farla continuare, sta per morire. È morta, vero? No. Ora è giusta. Ora ce l'hai fatta, perfetto. L'ho fatta, ok. No, ho capito. Dai, tiri un po' di parabole e alla fine poi lo capisci. Esatto. Comunque se lo fai correndo e saltando e tiri va meglio, perché va più veloce. Sì, vabbè, mi viene ancora più ansia. Allora, proviamo ad andare in quelle più vicine, tipo quella là a sinistra. Okay. Io mi ricordo che Marci, tipo due mesetti fa, si è lamentato perché sono state esplorate più di tipo 10.000 blocchi di isole. E come vogliamo fare, infatti? Dobbiamo sperare che la dea bendata sia dalla nostra parte. Serve un po' di fortuna. Allora, non sono molto contento di questa cosa. Vediamo come posso. Finirà malissimo. Fare. Mi ha tirato. No. Cioè, Nat ha tirato una freccia e io in quello stesso istante avevo appena tirato l'ender per mi è arrivata la freccia in faccia. Dov'è? Mamma mia, è il casino che ho paura. Fanno. Non avere paura, ti prendo io, vieni qua, piccolino. Allora. Che ferro se cadi. Aiuto. Oh, Dio. Sono giù. Mamma mia, Steph. Dov'è? Sono giù. No, qualcuno aiuto. Tiri dell'acqua, fatelo salire. Vado con l'acqua? No, aspetti, facciamo uscire noi. No, è rischioso quello, scaviamo. Operazione di salvataggio per Steph. Buongiorno. Grazie. Salve. Ma dove era finito? È sotto, sono finito per... Ho rischiato di morire. Continuo a dire che non è una buona idea andare avanti così. Moriremo. No, neanche io. Volete uscire? Allora, se mi dice sì, si può trovare, ma se sono state pure tutte esplorate, cioè buongiorno. No, tutte no, non lo so, però tante sono state esplorate. Lontana? Siamo già lontani in realtà. Vabbè, però magari non è stata esplorata. No, quello è positivo, però potrebbe essere magari 10.000 blocchi da qua.
per aggiungerla ha persi tutto tempo fa. Sembra... non è una buona, non è una buona cosa. Le coordinate che proviamo ad andarci. Moriremo. No, ragazzi, pure che vieni è con sta noi. Roba, dai, ci muoio. Ma ragazzi, se volete, non serve usare le ender, per potete usare anche i blocchi, però ci mettete tantissimo. Sei viva, Pere? Ho visto la morte in faccia dell'idea. Mamma mia, ero al limite. Ho preso un blocco che stava proprio... No, ragazzi, mi fate morire. Io ce la faccio a sta qui. No, sapete cosa dovevate mettere? Tipo il contatore dei battiti del cuore. Sì, ce li ho 300 in questo momento. Sai che figata? Un trattore. Ok, là c'è Franci che sta buildando per Steph. Impossibile che ho sbagliato ora, no? No, non hai sbagliato. Okay. Ah, voglio tornare a casa, fatemi tornare a casa. Ora, ormai ho paura anche di tornare a casa per colpa dovete vostra. Dovete uscire dalla vostra zona di comfort, ci dovete provare. Morti. Ok, là ce n'è un'altra. Perché abbiamo accettato questa cosa? Non lo so, è stato... perché tutti in chat mi hanno detto sì, sì, vai, erano tutti. Potevamo costruire tranquilli. Tu non stai facendo però nulla non lo stavate neanch'io. Facendo. Esatto, quindi è quello il problema. Cioè, se ho fatto costruire... un bellissimo stendardo. Sì, un muro di mattoni è fatto. Guarda, ma ragazzi, quello, non lo voglio più fare sta roba, cioè ve lo dico. Venite, guardate. Mi è sceso un co... Nat è matto. Basta con queste frecce. Allora. Mo forza fuoco. Ragazzi. Non prendi fuoco se passi sulla freccia. Fare. No, ho paura, prendo fuoco. Ma è storto, è scomodo. Dai, che tanto ora la troviamo una. Magari non troveremo l'elitra, però sicuramente qualcosa, qualche struttura la troviamo. Ok, buongiorno. Poi se vi finiscono le ender, poi l'ammazzate sì così. Ce l'hai fatta. Aiuto. Io ogni volta vedo l'ender e mi vedo la vita che mi passa davanti agli occhi, capito? Per una volta ce n'è uno semplice. Allora, 3016, 10.400. Ragazzi, cioè, no. Meno 10.400. Allora... Cioè... Anche in penne è difficile arrivarci. No, no, non è lontanissimo, raga. 10.000 blocchi soltanto. E mi dici nulla? No, sono 12.000 blocchi. Perché... No, molto lontano. Sì. Ah, sì, vabbè, però ci vai contemporaneo. Se volete andarci, si va di là. È praticamente dal lato opposto dove stiamo andando noi. Se no, continuiamo dritti di qua, ragazzi, dai. Per me qualcosa la troviamo, su. Io vi ho persi. Faccio i ponti? Dov'è Steph? Operazione recupera Steph, aspetta, mi metto le sono con Nat, però non mi vedo. Arrivo. C'è Nat e Franci, quindi ho perso solo voi due. Avete tirato Ender Pearl? No. Sì, non siete più nell'isolotto dove siamo noi. Ah, sì, in quello a fianco siamo. Ah, eccoci. Ok, prendo Fere. Fere di qua. Attraverso il ponte. Muore prima Steph, grazie in chat. Dai ragazzi, fate le vostre scommesse. No, muoio io sicuro. Però poi qualche ender per la sbaglio. Ecco, Nat. Molta fiducia, Nat. È entrato per gufare, capito? È arrivato per gufare. Finché abbiamo la strada dritta così sono molto felice. Anche io. Ma cosa dobbiamo trovare di preciso? Delle costruzioni. Sì, cioè quando sappiamo esatto di aver trovato, cioè che perlomeno c'è la possibilità di aver trovato qualcosa. C'è tipo una nave volante e ci sono i mostriciattoli che ti fanno fluttuare. Uccidendo quelli poi trovi una cesta con l'elitra e la testa del drago. Ok. Però sì, si riconoscono perché sono tutte rosa. Pam. Se volete vi presto l'elitra, però a voi se le sapete usare. Io non le so usare, mai usate. Ma usate. Credo cioè, che sia facile. In un video non ho capito come si usavano, ho fatto un casino. Fine. Finché si usano i rocket, credo sia semplice. Sì, esatto. Fere? C'era un mostriciattolo. Non so perché, ma mi ha colpito. Vabbè, no, ce l'ho fatta. Allora, in realtà la meccanica delle litre è semplice. Appena sei in caduta, premi una volta la barra spaziatrice e si aprono. Okay. E dopodiché devi usare i razzetti per volare, per andare in alto. Ok. Quando devi scendere, che stai scendendo in picchiata, anziché schiantarti, devi fare delle piroette col mouse. Quindi devi proprio girare il mouse, così rallenti e basta. In pratica le devo provare, allenarmi, capire come... Io se volete, provare, io se volete provo ad andare e se trovo un posto usiamo la magia del TP. Lo sicuro? Ci può stare.
Dove sei? Te le presto, vieni. Però potrei morire. Sì. Vi ho perso. Aspetta, con l'elitra non mi sembra una roba. Ma finché ho i razzettini credo che sia fattibile. Sì. Fare, le vuoi provare? Ti do razzettini e elitra. No, ho paura. Ti fai una volata? No. Allora, al massimo le vorrei provare fuori da qui. Cioè, ovvero che se qua sbaglio muoio e cado. Però tanto se ti do i razzetti, anche se sbagli puoi risalire su. Cioè, sono guarda, a meno 150. Puoi andare dove vuoi. Prendete popcorn. Prende popcorn. Esatto. Sei a meno 150. È come imparare da bambino a usare la bici in mezzo alla lava. Sono esatto, meno 200 esatto, adesso. E ti fanno fare un percorso strettissimo con la lava sotto. Ti dicono vai tranquillo. E di Z? Di Z sono a meno 1100. Non vi trovo. Ma scusa, siamo nello stesso punto, non ti vedo io però. Meno 200 e meno 1100. Sì, io sono lì. Allora ragazzi, per chi è entrato da poco e si sta chiedendo che cosa sta succedendo, stiamo cercando l'elitra tecnicamente. Dubito che ci riusciremo, ma... No, in realtà stiamo cercando Steph al momento. Vabbè, entrambe le cose, elitra e Steph, quindi l'obiettivo è quello, ma è difficile perché sto posto è stato molto esplorato, quindi non è detto che riusciamo a trovarle. Steph, vai al centro dell'isolotto in cui ti trovi. Ok. E ci vediamo là. Ecco, ti ho visto. Pa. Io ti ho detto talmente allora, no, vedo qualcuno qua. Tieni. Chi è? Nat? Gli ho dato l'elitra a Steph. Fai attenzione perché partirei a cannone, Mi bastano 51 razzi? 51 razzi! Con 50... Guarda che ne devi cliccare uno ogni tanto, uno ogni tipo 3 secondi. Io nel frattempo vi mangio due fragole, quindi vedete voi dove sto andare. Fluttuando, sì. Allora, ok. Sì, intanto impara a usarle, poi vai in esplorazione. Mm-hmm. Ok, bravo. Allora, piruettare devo far così, tipo? Devi girare il mouse. Sì, un po' di più magari, così rallenti sicuro. Esatto. Ok. Vado? Vai dove vuoi. Aspetti, tolti i razzi. Torna qua. Tieni. Allora, fa attenzione ovviamente a non consumarle tutte, perché se si consumano poi cadi. Mm-hmm. Ok. Quindi assicurati di guardare che non si rompano. Ok, nel caso mi fermo. Steph, sei tutti noi. Vabbè, nel caso hanno mending, quindi le metti nella seconda mano, ammazzi un paio di Enderman e si ricaricano. Ah. Ok, Steph adesso vai in esplorazione. Morirò. Ti sto guardando in live, sei bravo. Però non mi sta caricando il chunk. Ma voi dove siete, scusate? No, razzi gli hanno dati tanti. Io sono vicino a Nat, non so dove siamo in realtà. Meno 420, 1400. Ok, siete di qua circa. Fermatevi un attimo che vi raggiungo. Certo che caricano veramente lenti i chunk in questa zona. Sì. Cioè non so se in generale la Big Vanilla con l'elitra o se è questo posto specifico. Non lo so. Not! È possibile che magari nessuno abbia mai esplorato quella zona e quindi caricano lenti per... No come. Raga, com'è morto Nat? In questo ponte di tre blocchi che ha fatto Kendall l'ho visto volare di sotto. Ma chi ti ha spinto? Io guarderò ferma a mangiare fragole, quindi non ho spinto io? Nessuno. Ma io stavo camminando, come ho fatto a spingerti? Il karma. Non usare troppi razzi, ti dicono in chat. Se li finisci sei fregato. Allora, i razzi usali soltanto quando stai per cadere giù. Quindi per ora plana. Ok, quando ho stai capito. Per cadere usa il razzo per andare su. Sì, pensavo io che quando rallentavo dovevo già usarlo, invece va usato più con calma, ok. Anche in questo momento sto mangiando le fragole. Confermo, sono molto buone. Sì, Antonella, è vero. Anche le mie sono molto buone. Io odio le fragole. No, dai. Ma anche con la panna? Sì, anche se le immergi in 8 kg di cioccolata a me fa schifo. Fere, mangia questo. No. Mangialo. Mi hanno scritto in chat, sì, Franci, rompi quelli e mangia i frutti. Quindi che mi succede? Potevi venire fin da nulla, subito. Li puoi mangiare, tranquillo. Allora se muoio io... Tieni, guarda. Ne ho trovato tanti. Una, ne ho trovato una. Ok, ora ci tipizziamo da te allora. Allora, aspettate che atterro. Ma sei matto! Ma sei matto! Sono allergica alle fragole. No! Oh mio Dio, Steph l'ha trovata! E vi ha avvisato! Ok, allora, fermati da qualche parte e ci tippiamo, va bene? Vabbè, potete venire adesso, quando volete. Alla chat va bene, channel. Si può fare? Buongiorno. Sì, no, che alla chat va bene, sono contenti. Ma io neanche chiedo, io cito ovunque, ragazzi, cioè...
Le mie elitre, grazie. Ma poi penso che nessuno voglia che io muoia, quindi contando che sono un bidone, perdonatemi, ma... Me l'hai consumato allora tutto, questo... ma come hai fatto? Ok, ragazzi, quindi questa qua è... sarebbe la torre e quella è invece la nave volante, la barca volante. Ah, eccola! Però dicono che sia già stata esplorata, sì, infatti. No, no, sì. Dai. Confermi? Sì. Perché non c'è nulla qua, quindi hanno già ucciso tutti gli animaletti. Porca miseria. Sì, è villata, mi sa. Sì. Sentite, facciamo così, visto che si può usare il TP, vado a cercarla io al volo. La cerco anch'io, Okay, ok, e poi vi tipizzate. Finalmente il traditore. Il traditore. Guarda che io ti becco prima o poi, Frangi. Ti ho visto. Non mi prenderei mai, inutile. Ok. Volumi sballatissimi sti PC. Adesso Pavala, papà. Sarà divertente farvi capire come uscire da qua. Cioè, se vi lasciamo lì, sapete uscire? No, credo di dover tornare in quel posto iniziale, no? Credo una vanilla nel land, penso. Io sto qua, in pace. Faccio quello che fanno tutti, Google. Ti ho messo la lava nel portale dell'end e mi è venuto un infarto. Ci siamo già passati anche noi. Aiuto, sì. Natti, ne ha trovata una? Tipata da Lara. Ah, ok. Quanto vorrei un buon gelato adesso. Tef, ti sei rotta la chestplate, dicono. No! Ah no, l'ho tolta io, mi è venuto un infarto. L'ho tolta proprio per non farla rompere. Allora io se dovessero servire... Ho trovato un'altra, ma è stata già esplorata, mamma mia, cioè... Ma hanno fatto razzia di qualsiasi cosa che esiste qui dentro. Sì, siamo tanti, è normale. Ho trovato un'altra lootata, lol. Quante elitra girano nella Big Vanilla? Ce ne avremo una trentina. Di meno, dai. No, per forza di meno, perché a meno che qualcuno non ne ha più di una. Mi sa che c'è chi ne ha più. Io ne avevo 5, so che l'ho perse tutte. Ecco chi le ha lootate tutte, allora. Ecco chi le ha rubate tutte. Per quale motivo ne avevi 5? E perché le hai perse perché tutte? Sapevo di averle perché sapevo di perderle tutte. Au. Ottima logica. Sono morto un paio di volte, alcune le ho prestate da altri, sono successe tante cose. No, le avventure del... Ora sono felice che venga attaccato e ucciso. Allora, Marchi ne ha 4, Loco ne ha 6. A me dicono sì in chat che Loco ne ha 6. Caro Big Re, potrebbe essere un po' generoso verso il popolo del regno. Ma ragazzi, allora non le troviamo. Cioè, se davvero. No, le troviamo. Adesso state prese la trentina. Abbiamo voglia di girare tutto qua. Tanto vi tippate, noi intanto le cerchiamo e poi vi tippate. Sono in giro, tanto c'ho tanti razzi. Ma Steph dov'è? È morto. Come è morto? No, sta andando su parte. Ah, ok, aiuto! Come non funziona? Sì, funziona. Potevi colpirmi? Oh, grazie. Ok, io sono in un punto che carica lentissimo, quindi qua non c'è stato nessuno, sicuro. Ok. Siamo per fare crashare il server, sono due. No, speriamo di no. Io penso sono la seconda. Qui al sicuro, così. Wow! Che grandi tesori che ho trovato. Mannaggia. Visto che c'ero santo sulla nave, tanto devo aspettare. Ho trovato il reggio per tornare. Sì, vabbè, ma quelli ce ne sono tanti, Not. Ok. Io ho paura a muovermi e ad esplorare. Fai la shulker. Vai, raga, ne abbiamo già la shulker. Steph, ma tu che armatura hai? Teoricamente le netherite. Sì, gli enchant. Ho unbreaking, fire protection, respiration, poi ho anche il feeder falling. Per quello non sappiamo neanche cosa c'è, perché c'è stata regalata da Marca tutti e due. Quindi abbiamo solo indossato. Serve mending, raga, se no si rompono.
Sì, infatti non c'è mending, è quello il problema. Marci ce l'ha. Io c'ho tutti i villager che volete, quindi. Ma non so se da te possiamo ricevere delle cose. Sì, cavolo, mannaggia. I villager verranno confiscati. Io stavo per dire, allora appena esco da qui. Già spostati, mi sa. Stavo per dire, allora appena esco da qui, passo da te e invece. Forse è a cosa, Marci, forse è mending. Sì, ne ha tanti Marci. Cioè, dovremmo mettercelo in tutti? Eh sì, esatto. Come funziona? Quindi tutti i pezzi d'armatura metti mending. Sì, così sì, con ogni livello ti ripristina tutta l'energia dell'armatura. Ma anche nel piccone, tutte quelle cose. Oh, io allora ho già il piccone in mending, con mending. Anche questo me l'ha regalato Mark. Perfetto. Però tutto il resto sì, non ho niente. Lasciano solo efficiency, l'armatura niente. Quindi vabbè, e allora sì, dobbiamo farlo. No, raga, non si trova niente. Io ve l'ho detto che era terribile. Cioè, è pazzesco. Beh, se ce ne sono 30 prese. È quello, ne hanno prese troppe. Almeno dico condividere, no? Franci. Ma io l'ho perso tutto, cosa c'entro? Ma dato che stai volando, non ti conviene andare a quelle che hai detto che noia? Sì, non mi ricordo le coordinate, però aspetta, vediamo se sono vicino. Ti ricordo, meno 10.000. No, 10.000 era la... Era 3.000 e meno 10.000, tipo. 3.000 e meno 10.000, sì. Trovata. Piena? Questo è uno stalker, raga. Che vuole? Lo uccido. No, io nel mentre credo. Mangio una maretta. Ho paura. Grazie, no, Simone. Nat, non l'hai trovato. Hai trovato la torre, ma non hai trovato la nave, quindi è inutile. Trovata. È piena, tranquilli. Vediamo. Ci dobbiamo fidare del traditore. Ah, aspettate che vado alla base, aspettate che vado alla base così la esplorate. Ok, quando volete potete venire. Ma siamo traditori anche noi, così come funziona? Steph si è tippato senza fare domande. Bene. Vabbè, 5 minuti in cui non sei più traditore, va? Io per tutta la live non sono traditore. No, mamma mia. Io l'ho già detto, per quanto mi riguarda, solo chi ha i ruoli che combattono devono pensare a Franci. Io non c'entro nulla. Ma io non lo posso uccidere in live, poi tutti si arrabbiano. Io sono un vecchio saggio col bastone che dà dei consigli a Loco, ovvero il re. È il mio unico ruolo. In chat mi suggeriscono, se vi dissociate teoricamente no. Quindi è una buona idea, no? Pop sarà sempre le idee migliori, quindi ci dissociamo e tecnicamente non abbiamo tradito. Ma poi se tutto il regno collabora con Frank, saremo tutti dei disertori. Infatti. Poi là cosa fa il regno? Però se ci dissociamo, va bene così. Cioè, io mi sono tipizzata da lui, ma mi dissocio, quindi lo dichiaro e va bene così. Ma devo salire qui in alto? Sì. Ok. Ma veniamo mal di testa a girare così. Aspetta che ancora non hai visto gli shooter. Oh, ottimo. Sento infatti il rumore. Allora ti faranno volare, ti devi far colpire da loro così voli in aria. Ma che è sta roba, ragazzi? Fatti colpire da questi vomitini. Sì, riuscissi a farmi colpire. Ehi, prendimi. Sono qui, prendimi. Va bene. Oppure usate le enderpearl, cioè se ce l'avete. Non mi prendono. Stavo guardando le armature e mi stavano killando. Cioè le armature, le ceste. Che ho fatto? Mi sono brutalmente incastrata. Sei viva, Fede? Sì. Ho tirato un ender, però mi sono incastrata in un blocco e poi sono caduta. Ma l'ho colpito. Ok. Sali su. Quanto dura? Ah, poco in realtà, 5-6 okay, secondi. Sì, infatti. Guarda quelli come subito già stanno andando. Oh, ragazzi. No, c'è un blocco qua. Grazie che mi ha colpito, per fortuna. Ok, penso di essere super in alto, ragazzi. Ok, vedi, riesci a arrivare fuori? Sì, sono fuori. Ok, ora sali su. Aspettando un attimino che mi finisca l'effetto, perché riesco a salire qua. No, per pochissimo. Allora, un secondo. Allora.
Ora litigherete per chi prenderà l'elitra per primo. No, le ha già prese Steph, tranquillo. Ah, bene, grazie Steph, no. Grandissimo. Un gentiluomo. Un gentil, un cavaliere. No, raga, mi ha preso sto qua, come faccio? Mi lancio. No, 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 sto qua. Mi lancio in avanti così arrivo da voi. Vedi, vedete, okay. Sto volando. Ma non le hanno fatte personalizzabili le elitra? Tipo che le fai di un colore? No, solo se hai il mantellino del Minecon. Questo qua. Ah, ok. Anche della Optifine lo puoi comprare volendo. Ragazzi, non smetto più di volare, mannaggia. Sì, okay, sì, finendo. Oh, cavolo, Fere. Fere, sei un po' troppo in alto. Continuano a colpirmi. Ma chi è che ti colpisce? Dov'è il tizio? Quello lì sotto. Sta lì sotto prima del ponte. Ok, finita. Grazie per l'acqua perché sarei morta. Allora, bene, vedi giù che c'è l'armatura di diamante. Cosa? Vai un attimo qua sotto che c'è l'armatura in diamante per il cavallo, che il tuo è vestito da povero. Io non ho slot per prenderlo. Sotto dove, scusami? Ci sono le scale per scendere. Queste? Tutto in fondo nella chest. Va bene. Visto che ne è valsa la pena venire qua? Belle ste cose. Non lo so. Possiamo ancora morire. Il mio cavallo. Vai, almeno ho fatto l'armatura per Macchiolina, perfetto. Che era ancora a poraccia, mischinetta. Puoi anche prendere la testa del drago, Fere, qua. L'ho già presa, l'ho già preso. No! Steph, sei veramente qua? Ma porca miseria, sono sciacallo! Ciao, Laurentist! No, vabbè, ma tanto quella la porto a casa, quindi... È come tipo portare... cosa so, la carne a casa dopo la caccia. Ma no, Steph! Ne vabbè, era il parallelismo del 1800. Io mi dissocio. Signori. Ora? Ora dovremmo trovare quella di Fere. Ok. No, davvero la vuoi trovare? Beh, a me sì. Ne bastava anche una, cioè. Devo cercarla anche per me. Eh sì. No. Allora, aspettate. Sto per piangere, già. Io molto ce l'avevo delle morta. Coordinate, arrivo tra un po', raga. Ok. Ma chi ha la farm dei razzi? Nessuno, cioè c'è una farm di gunpowder in teoria. Eh sì, vabbè, tanto serve solo quello praticamente. Dovremmo iniziare a farci anche qualche farm, cosa ne pensi? Magari raga, è trovata, è a 100 blocchi da quella di prima. Ok. No, non ti pati, fermi. Okay, aiuto. Nel vuoto. Immagini. Ti dicevo, Steph, dovremmo fare qualche farm in live, no? Cosa? Perché non le vuoi fare? Sai quanto sono complicate? Quelle bene. Più semplici facciamo. Tu sei pazza. Perché? Quelle le fai fare a guerra. Ok, allora viene guerra nella live e facciamo le farm. Tanto a lui piacciono ste robe. Franci, possiamo venire? Sì, venite. Vai. Ok, però mi dissocio. Si dissocia. Ma è piena anche questa? Sì, è pienissima, guarda. Controllato. Oh. Facciamo così, Fere, vieni qua. Ok. Vieni, vacci direttamente tu lassù. No, non le so fare ste robe. Ma dai, non ci vuole nulla, veramente. No, a parte che non ho... Mannaggia, sti shulker box. Prendi qua e ti prendi i razzetti. Guarda dove sono. Buttati. Sono già a metà torre. No, entro da qui. No, ho paura, non le voglio usare. Poi te le distruggo. Non so come, ma ci riesco. Steph. Dimmi. Dai. Allora. Perché cado? No, mi hai tato la... Oh, a parte che quello mi ha rubato la testa di drago, maledetto. Guardalo. Ma siete già su? Vabbè, non so più far nulla. Steph, me le hai prese le elitra? Sì. Ok, non ho voglia di salire, grazie. Non so perché, non so più far niente. Dove sei? Giù. Arrivo. Tutto giù. Papà, È arrivato il momento di darvi dei razzetti a entrambi. No, ragazzi, muoio. Io in realtà me li sono tenuti da prima. Ah. Così non che fanno. Tieni. Ta. Oh, bello. Togliete l'armatura. Prendi i razzi. Vediamo. Lezioni di volo per tutti e no, due. Andate. Ragazzi, no. Fere, prima devi indossare questa. Se non puoi volare. Non è vero. Sì. Ecco, il drago è più bello. Come sto adesso? Molto male. No, aiuto. Che male. Mamma mia quanto urlano. No ragazzi, io la uso a casa. Cioè se muoio qua è un disastro. Perché sono già
so già che muoio, so già che faccio un disastro. C'è un Enderman posseduto qui. Faccio un casino, quindi preferisco usarla a casa. Che sta qua? Ah, vabbè, la levitation. Allora, vado a cercare un coso per uscire. Ok. Gli shulker sono noiosissimi, sì, Edoardo. Sono d'accordo con te, non ne sopporto più. Però potete farvi gli zainetti con gli shulker. No, sono serio. Io non so neanche, stavo ridendo perché non so neanche che sono gli zainetti. Ma sono tipo delle dire? Ceste che tu le riempi e quando le rompi poi gli oggetti non cadono via. Come ah, ma le ceste, ok, sì. Quelle che ti porti in inventario. Sì, me ne hanno regalate tre, no. Quindi ok, ce li ho presenti, ah, sì. Ce li ho, infatti in uno ho messo tipo tutte le mie ricchezze, ma la porto sempre nell'inventario. Che sono solo diamanti, quindi non è che... In chat ti dicono supporta il creatore 2418. Come vogliono farti righerare? Ma avete notato, adesso lo dico alla chat, che il video di oggi della prigione durava 17-23 minuti. Ma lo sai che alcuni lo vedono da 17-22 e alcuni da 17-23? No, dai, io allora l'ho pubblicato, ho fatto accidenti, uscito. Mannaggia, mi stanno a colpi, non riesco neanche a vedere il video. Volevo un attimino rivederlo. Allora, poc, vediamo. Io lo vedo 17-23, esattamente come da telefono si vede tipo un secondo in più, uno in meno. No, ma anche dal PC, perché io me ne sono accorta subito dopo aver fatto il publish del video, l'ho fatto da PC. Eppure lì vedevo 17-23. Beh, io ho visto i commenti e alcuni dicevano, dura 17-24, dura 17-23. Che strano. Anzi no, era 17-22 o 17-23. Ma l'ho già notato che infatti YouTube ha questa cosa che prende... Sì, ogni tanto al secondo in più e il secondo in meno, quello certo, però di solito la durata del video mi sembra che sia uguale per tutti. No, no, è proprio un cambio di un secondo. No, non lo sapevo questo. Sapete che fastidio quando ho fatto i video di un'ora e duravano tipo un'ora e un secondo? No! Vedi? Mi triggerava tantissimo. Sì, sì, sì. Non sto trovando il portale di uscita. Neanche io. Sei in giro con l'elitra? Sì. Sono orgoglioso di te. Non è troppo difficile, dai. Molto peggio usare l'Enderper. Sì, è vero, verissimo. No, a me sembrano molto peggio le elitra. No. Negli spazi aperti sono facilissimi le elitra. Quando stai stretta in qualcosa, là è un casino. Il problema è che i chunk non stanno caricando, quindi è quella la difficoltà. Comunque da me dicono tantissimi 17-23, ma alcuni 17-22 addirittura. Vedi? Tanti. A me 17-24, cioè prova a premere F3 più ogni tanto. Che strana sta roba. Io pensavo che una volta che lo pubblichi poi è uguale per tutti, invece no. Certo che le elitra le ho già rotte a metà, mi devo mettere mending. È tornato Xiao, io non so cosa è successo a Xiao, probabilmente deve essere in posa a casa. È crashato malissimo. Sì, ma proprio male. È scomparso da un momento all'altro. Prima vi ho abbandonato, ma mi era morta la connessione a casa, adesso sto andando a farmi una doccia, quindi buona live e buona continuazione. Ciao Xiao, buona live! Ciao Xiao, cioè, buona doccia, buona live a me stesso. Esatto. Allora. Ti dicono di incantare le elitra, Steph. Eh sì, è ovvio che devo incantare le elitra. E adesso lo facciamo. Andiamo a prendere il mending da qualche parte. Mm-hmm. We can do this. Provassi. Mannaggia. Io vi aspetto, ragazzi. Voglio uscire e poi mi provo l'elitra. Ma una volta che sono a casa e che se muoio mi posso recuperare le robe. Ovviamente, signori, mentre aspettate qui che troviamo l'uscita per andarcene finalmente da Land, potete andare su Amazon a preordinare il libro. Cioè, se proprio non sapete cosa fare, vi trovo io qualcosa di divertente. Non ringraziatemi. Okay, dicono di tipparsi da Che Noia. Se volete potete tipparvi da me. No, dicono da Nat anche. Che dite? Okay. Perché Che Noia non c'è scritto nulla, quindi perché possiamo andare da lei? Ah, non lo so, io ho letto la chat, sono andato da lei e sono nel mondo normale. Ah, ok, beh, certo. Voglio provare. Fa? Yeah! Ok, sono nell'end. Cosa vorrei fare? Basta che fai il double jump, dato che è l'elitra. Ah, devo mettere l'elitra? E poi per andare via? Ah, ok, sì. Il portale è quello al centro. Giusto. F, dove sei?
Già preordinato Blackout. Sì, ma qua siamo in 10.000. Io lo so che qualcuno non l'ha preordinato, quindi signori, io l'ho già preordinato, io l'ho già preordinato. Qualcuno di voi non l'ha fatto? Non la volete una bellissima ruota? Oh, sono tornato a casa. Allora, quindi io mi sono totalmente persa. Sono indeciso se chiedere il mending a Marci o a Franci. No. Io ti do sia mending che unbreaking. Qualcuno quindi mi aiuta a uscire, grazie. Non so da dove si esce. Dal centro, Ferre, dove quando ammazzavamo l'Ender Dragon. E dove era morto l'Ender Dragon che c'è il portale. Guarda! Mamma mia, ragazzi, questa zona è veramente brutta. Mamma mia. Allora, da qui devo distare Mark. Sì, ce l'ho fatta. Sono tornata a casa, che bello. Adesso provo l'Elytra. Allora, schiantata. Aspetta che guardo la live. Sei in terza persona, eh? Sì, in terza non so se depositare meglio. Tutto per sicurezza, tipo sì. Così almeno se muoio già tutto. Anche se ho già riempito 500 casse di nulla. C'è qualcosa di mezzo vuoto, no? Queste sono ordinate. Vediamo. Ci dovrebbe essere ancora la famosa cassa, esatto, questa. Ci butto tutto qua. Comunque, sono solo gli utensili. Minecraft è un gioco che ogni tanto ti sembra semplice. Aspettate. Ma poi ha questi dettagli geniali, tipo il muoverti sì, con un razzo più elitera, che sono veramente belli. Il cambio. Bellissima così. Cos'è ho messo fatto? L'armatura di diamante a macchiolina, devi vedere com'è fiera adesso. Devi vederla come sta bene. Tanto non è paragonabile a Garibaldi. No, sta benissimo. Come entra a casa di Marci? Morto Garibaldi. Non era morto? Quando mai? No, il ladro non l'aveva rapito e ucciso? No. No, non l'ha mai ucciso. Marci, no, dopo riparati i vetri. Cosa vuol dire? Allora, quindi cosa devo fare? Allora, mi metto qua. Non trovavo modo. Casa tua è un labirinto. Questo è un bel posto. Quindi tiro un razzo e poi volo? No, ragazzi, mi schianto. Giuro che mi schianto. Raga, ma ne ha solo uno di mending, non glielo posso prendere se uno. Chiedi a Franci, infatti. Ma mi hanno detto che ne va tipo 13. Steph! Tutorial. Allora, fai doppio spice, quindi stai fluttuando, poi miri verso l'alto e tiri il razzettino. Lo lasci applanare, quando sta iniziando a riscendere di quota, di nuovo tiri un altro razzettino. In base a dove guardi... Non ho capito. Dai, è facile. Ma doppio spazio, ma mi devo lanciare da una parte? Sì, prendi tutto il doppio spazio e poi tiri un razzetto. Devi planare con l'elitra. Mettiti mamma mia. No, un raga, F5 è meglio, muoio. F5. Muoio. Così capisci se funzionano o no. Sì, esatto. Aia. Allora, ho volato per un po', l'atterraggio è stato un po' brusco. Però bene o male è andata. Mi ci devo un po' allenare. Per l'atterraggio fai le pirouette. Gira il mouse perché sennò vai troppo veloce. Se stai cadendo o ne usi un altro o fai un giro girotondo e atterri piano piano. Ok. Sotto? Adesso ci riprovo, però prendo del cibo. Ci riprovo mi ma prendo il giro girotondo. Sì, mi è piaciuta la spiegazione di Nat. Dove l'ho lasciato? Eccolo qua. Ah, eccoli i mending. Vai, però non sono tantissimi. Mi sento in colpa. Vai, uno lo prendiamo. Sei ancora in tempo per accettare il mio patto? No. Vedi che è già un patto, non è un regalo. Ma c'è un mending anche per me. No, è un regalo. È un regalo che per ora è un patto. Allora, dove sta mending? Eccolo qua. Ragazzi, dopo avervi portato a trovare l'elitra, vi saluto, il guerriero se ne va. Una senza buona serata. Aver ucciso Il criminale, però. Ho capito, ma... Con il criminale ancora in vita. Non lo posso uccidere, lo devo arrestare, la legge è questa, scusa. In effetti ha ragione anche lui. Ha ragione. Ciao ragazzi, buona live. Ciao, buona serata. Allora, per atterrare mi sono schiantata su del bambù, però sono atterrata. E ho capito, quando sto... diciamo cadendo, ho utilizzato degli altri razzi ed è andata bene. Ok. Quindi più o meno mi ci dovrò abituare abbastanza.
Raga, non lo so se prendere altri mending, perché ne avrei bisogno per l'armatura, ad esempio. Quanti ne hanno? Qua ce ne sono altri tre. Poi metto che proverò tanto al villager, quindi teoricamente non è un problema. Ma abbiamo degli... Scusa, se c'è il villager non possiamo fargli scambi direttamente noi? No, per voi costa davvero troppo, tipo 30 smeraldi. Lui lo paga uno, quindi. Ok, ok. C'è una freccia, così posso usare l'arco. Che poi devo salire di livello per aggiustare le cose di mending? Sì. Cioè devi prendere XP, non devi salire di livello. Un mending non c'è, ti mette l'XP nell'armatura e non nel livello praticamente. E abbiamo una farm XP vicina? Quella dell'Ender è quella che funziona di più. Qualcun'altra? Chiedi troppo, mi sa. Dai, non voglio tornare nell'End. No, neanch'io. Uff. Ho perso l'Envil. Dove sei? A casa di March. Arrivo. Ma dove è finito l'Envil? Come ho fatto a perdere un Envil? Cioè, non è che si perde così facilmente un Envil. Sopra, ti dice. Sì, Nat, ma ti giuro che ne usavo un altro. Con i tre invece di andare nell'End e poi rispondi a casa. Ragazzi, Steph, dimmi. C'è Loco che scrive in chat. Ok. A te sta dicendo di prendere Franci e ammazzarlo. A me ha detto, sei generale, prendi Franci. Aia. Loco vuole portarmi nella via sbagliata. Non fidatevi di lui. Io so più di chi fidarmi, però c'è Loco. Cioè, questi sono ordini del re, ragazzi. Se non li rispettiamo, è tradimento. Aia. Io mi alleo con Francia anche se non c'entro nulla. No. Ci sono troppi traditori questo giro. Ma la faccia mi fa perdere ogni volta. Vieni fuori, Nat. Devo... Povera casa, lo so, non ho trovato ingressi. In parte è colpa sua. Allora, devo tornare nell'End. Ma non mi ricordo di nuovo le coordinate per l'End. Però devo andare. Allora, aspettate. Ce la facciamo. Ma hai fatto tutto? Perché vorrei fare anche le mie litra. Sì, ma adesso come ti spiego dove sta... Dove sta il mending? Devi venire finché ero lì, Fere. E sto arrivando! Beh, c'è un'elitra, usala! No. Perché? Sì, perché mi schianto. Dai, allora qua ci serve potenziarla? Sono a casa di Marci. Ma che bella è casa di Nico, raga, comunque. Vabbè, ma a me con le litre chunk non vanno. Ma che problemi ha il mio PC? Io non ho avuto troppi problemi quando le usate. Poi non sono andata troppo lontano. Ti dicevo, c'è casa di Marci, ma dov'è il mending? È in una delle ceste. Cosa vuol dire? Dove? Grazie Frive Blue per esserti abbonato. Marci ha davvero una casa troppo complicata da capire. Non vi aiuto. Andate a cambiare facilmente. Vai a prendermi uno di mending. Fere, sono nell'End. Cosa ci fai nell'End adesso? Guarda, a fare la farm di exp. È dentro casa di Marci il mending. Ce la puoi fare. Io credo in te, nel cuore tuo. Naruto. Sì, ma io non so neanche da dove si entra in casa di Marci. Ci sono delle barche. Dov'è la farm di exp nell'End? Ti vengo ad aiutare, arrivo. Dove sono? Mi vedi? Sì. Devi girare un po' intorno, più poi la vedi. No, è di qua, scherzo. Oh no, dopo fuoco un albero per sbaglio. Però non prende a fuoco tutto l'albero. Ah beh, quella di prima, ok. Allora, proviamo a usare l'elitra, ma io non garantisco nulla. Allora. Date, se mi serve... Mannaggia. Ah, che male, io non so atterrare, non ho capito come si atterra. Di faccia atterro, però almeno
cosa stiamo facendo. Franci, l'ha chiamato così. Dimmi, come riparo il picone? Metti una seconda mano. Ah no, ma non gliel'ho messo mending, ricordavo di sì, ma non l'ho fatto. Okay. Come non detto. Cioè, non la capisco la cosa di Marco, dico la verità. Fere, come faccio? Non la capisco. Allora, arrivo. Non so da dove si entra, cioè, sono salita tutto su, c'è il suo pirlager e basta. Se vuoi te do io mending, però tu a rischio e pericolo. C'è l'occhio che guarda ancora? Esatto, penso di sì, Mannaggia. Ho scrollato lo schermo. Esatto. Vado FK per un attimo. Allora, Fede, sei a casa di Marci? Sali sulle scale, aspetta, vediamo se riesco. Sto arrivando. Se salgo da qui va bene, perché è un labirinto, ragazzi, io non riesco a orientarmi. E qui ci sono altri villager. Qua, forse. È arrivato un attimo. Ma c'è un modo per entrare... Ah, eccolo. Qui c'è qualcosa di interessante. Che male. Raga, dovrebbe fare degli ingressi comodi per quando uno vola, cioè. Chi? C'è l'ingresso per chi vola. Ma è scomodissimo. Sono qua. Ma stiamo rubando davvero tutte le cose a Marci? Arriva, Fede. No, ce l'ho fatta, non mi servi più. Ma... Ho tirato un uovo in casa sua ed è nato un pollo, non ci credo. Quante probabilità c'erano? È nato un pollo. Ma hai trovato il mending? Sì, è qua, mending, ce n'è uno. Vai. Secondo te io so come si... Nat, se uccidi quei villager si triggerà talmente tanto che... No, sta arrabbia. Cioè, ti banna dalla serie. Allora, quindi devo mettere le mie litra e il libro, giusto? Sì. Però mi servirebbe anche un bel unbreaking 3. Libro. E litra con mending. Bello, ce l'ho fatta. Quindi... Perché Marci conserva tutte queste cose puzzone da uno invece che da tre? Guarda che povertà. Guardate il pollo, ragazzi, ho fatto nascere io. È andata così. Non ha gli unbreaking, perché altrimenti l'elitra comunque dura troppo poco. Io ho gli unbreaking, Steph. Tu hai rotto le scatole. Mannaggia! Io ho un esercito di villager, non avete capito? Tu hai un unbreaking, però... Steph, tu non hai ancora visto il mio sotterraneo? No, ti prego, devi vederlo. Non so neanche dove vivi, tra l'altro. Fai pace con re, per favore, dichiara. Ma quando so. Mai, scusa, se no non possiamo fare nulla. Ci potrebbe dare un sacco di cose belle. Dai, almeno visitate il mio seminterrato, è bellissimo. Allora, Steph, ascoltami. Come consigliere del re... Stai andando ad indagare a casa del ricercato per vedere se ci sono tipo robe sospette, indizi su un colpo di stato, robe... Okay. E poi casualmente trovi degli unbreaking nelle ceste. Esatto, e li rubi. Oh, perfetto. Stiamo rubando di fatto al nostro nemico. Stiamo rubando al traditore, esatto. Ok. Esatto. Ragazzi, tutti d'accordo in chat, sì? Stiamo indebolendo il traditore, quindi stiamo dando una mano. Perché non so usare neanche ste robe, non so fare niente nella mia vita su Minecraft? Cioè, perché gioco a Minecraft? Dove sei? Dici le coordinate. Io? Sì. Ah, 1600-1200. Papà. Steph, devo andare a sinistra, a destra, non le ho viste le coordinate. Verso casa di Lorenzist. Esatto. Ma sei in alto, quella roba che vola? Mi sono lanciata. No, sotterraneo. E dove la trovo? Sotto la cosa che vola, eccomi, mi vedi? Sì. Ragazzi, dov'è casa di Lorenzi? Ma chi se ne ricorda ste robe? Nat, lo so che è bellissimo. Ecco, casa di Lorenzi ci sono, dove devo andare? Continua. Dove? Dritta. C'è una casa volante, devi andare sotto la casa volante. Era qui la casa volante. Altrimenti usi la magia, Fere. Ti qui è esploso. No, ci sono. Qui è esploso perché Loco è un po' cattivo con me. Ok. Però scendi qui. No, non c'è niente lì. Ho problemi con gli atterraggi, ma bene o male riesco a volare. Perfetto. Sono sotto la casa volante, se è questa. Sì, aspetta, vado a prendere Fere.
mi non vedi? Posso usare troppi TP, dai. Eccomi. Ma che zona hai fatto? È la zona più, è il sottotono più bello della vanilla, chiaramente. È veramente gigantesco. Spera, ma se vedi sta zona. No, scendi. Ma come ci sei riuscito? È bruttissimo. Tutto in live. Non quindi... è vero, è bellissimo. Ma cosa stai dicendo, Steph? È una figata incredibile come l'ha fatto col cielo così. Che poi è un po' quello che ho fatto anch'io nel bunker, ma più brutto. Quindi apprezzo un sacco. Aspetta, che prendo gli unbreaking, li metto in una cesta. Però sto... non nessuno ha sentito nulla. Sto indagando. Allora, indaga, Steph. Sì. C'è della cobblestone che sta preparando per costruire un nuovo castello. Vedi, sì, stiamo raccogliendo un sacco di indizi a casa sua. Pozioni per combattere. Ok. Coloranti vari per camuffarsi in mezzo al popolo. Semi per sfamare i suoi sudditi. Frecce. I suoi seguaci. Questo è un indizio pesante. Lana per creare nuovi letti. Controlla questa chest che sta un po' sotto. Io l'ho perso. Ah sì, interessante. Ma un botto di roba, ma tutto posso prendere? No, solo i mending possibilmente. Sì, quello intendo. Certo, Fere, prendi certo. Tutti, io non ho spazio inventario. Fere. Ok. Però non giunsi... No, certo, il resto non te lo tocco, ma figure. Ok. Non giunsi qui io per un Unbreaking 3. Vai, riprendi, tranquillo. Aspetta. Io Ginat. C'è anche un bottone che si è rotto, credo. Mi è rimasto in mano. Lo rimettiamo qua, apposta. Parapapà. Vedi, come pensavo. Sì. Sono comparsi. Accidenti. Ma chi li ha messi lì dentro? Io no, boh. Oh, vabbè. No, Steph, faccio io, tranquillo. Ok. Se voi riprendete anche l'Ender Pearl. Tanto allora. L'inventario è praticamente vuoto. Quindi com'è andata questa indagine a casa del traditore? Ha scoperto diverse cose. Allora, ragazzi, se ci scoprono qui siamo fregati, io ve lo dico, Allora. Sarà un disastro. Così, e così. Perfetto. È stato un attimo. Poi sì. Facciamo così. E così. Ma stai già facendo tutto? Visto che ci sono qualcosina l'ho fatto. Ah, sì. Stai testando l'anvil del ricercato, no? Sì. Per vedere se c'è qualcosa nascosto. Sì, esatto. Carino il micetto. In una live, Steph, andiamo a cercare Nina e Camille. Va bene. Allora. Fede, mi dai un solo Nat, però non mending. Rubare, ti prego, già sono povero. Ma io ne ho tantissimi, Steph. Una me ne basta, a me. Ho finito devi tutto. Devi vedere tutto quello che ho, tieni. Gli altri ma li portiamo a casa. Hai messo mending a tutto? Sì, mending a tutto. Invece unbreaking lo metti giusto all'elitra. Unbreaking ce l'ho già tanto nell'armatura. Esatto. A parte l'elmetto, ma metto mending a tutto. Perché ho tanti anche unbreaking, quindi... Ho perso i pantaloni. No, Steph, tieni. Opla. Ok, quindi adesso mi basta andare di nuovo nella farm, nell'end, e mi riparo ma automaticamente tutto. Ma quanti livelli ci vogliono? Ma più o meno 2 livelli per ogni enchant. Io ho 20 livelli adesso, perché i livelli mi sono partiti. Vabbè, ma lo faccio a casa, dai, inizio a tornare a casa. Come si esce? Aiuto? Credo... Che bella questa zona con la lava, è una figata incredibile. L'è esplosa perché sì, è bello. Non è fatta di proposito? No, me l'ha fatta esplodere loco. Però è bellissima. A me piace troppo la zona di Nico. Quella sorta di cosa scavata nella casa così nella montagna. Io non l'ho vista. Bellissima. Cioè non... È troppo bella. Però non batte nel sotterraneo, vero? Non lo so, No, aspettate, mi sto perdendo. Dicono che ta-ta-ra-ta-ta. Che bella è l'elitra. Oh, ecco casa nostra. Ok, atterraggio migliore. Un po' mi schianto sempre, ma comunque è stato un atterraggio meno peggio rispetto a tutti gli altri che ho fatto. Dovremmo fare l'envil anche noi, così lo faccio a casa. Non c'è scopo. Allora, eccola qui. Perfetto. Allora, quindi
Allora, elitra e tutti i pezzi di armatura. Tanto dobbiamo andare verso il basso, quindi è easy. Ok, mettiamo tutto. Allora, quindi... Steph, mending. Il mending alla spada l'hai messo. Non ci ha fatto caso, ragazzi, lo sapete? Allora, mending, no. E questa ha già protection. Vabbè, però tanto non ho bisogno di ripararla, quindi almeno non è un problema. Adesso poi lo faccio, raga, grazie. Comunque sono tre livelli. Mettiamo anche unbreaking prima alle vitra. Il piccone non mi sembra si stia riparando tenendolo nella seconda mano. Forse perché sta riparando l'armatura. Sì. Che poi anche all'alto si può mettere mente. Sono infinite, no? Tutto riparato. Ok, perfetto. Alla fine è giusto giusto. Oh, sì, ok. Mi servono giusto un po' di livelli per mettere protection all'elmetto e ho fatto. Fine. Feren and Land. Lo so. Tanto adesso se vuoi ti ci accompagno. Se vuoi, perché ho due livelli e me ne chiede sei, quindi sono davvero molto pochi. Buongiorno! Quanti mending ti sono avanzati? Zero. Oh! Li ho usati tutti. Vabbè. Perché della spada. Ciao. Tutti? Oh. Vabbè, se volete fare un'altra ispezione a casa mia. Tutti, vero? E Steph, ho fatto anche la spada. Sono molto fedo. E quindi sono finiti. Francis, se magari cade qua per caso, tipo fuori da casa nostra, un libro di mending. Sì, sì, sì. Facciamo finta. Mi faccio piovere un attimo. Prendi, esatto. Prendi tutte le enderpearl dalla chest. Okay. E portiamole sotto nella zona aiuto. Del tesoro. Sì, vieni, Nat. Ok. Scusa, Steph. È un bruttissimo nascondiglio quello, cioè l'unico, è l'unico quadro. Nat, ma poi continua, va tutto giù. Guarda, vieni. Qua dobbiamo sistemare, dobbiamo fare una zona molto più bella. Ma per capire come si scende veloce. Ma? Buongiorno. Buongiorno. E quanti video mi sono perso? Tanti, Nat, tanti. E poi, Nat, guarda, è questo il vero passaggio segreto. Aspetta, cosa hai fatto? Cosa hai Devi fatto? Premere qui sotto la cassa, c'è un bottone, vedi? E scendi. Vedi? Questo l'ha fatto guerra. Ok. Lo metto anche questi, Steph, no? Però io mi prendo un totem dell'immortalità, grazie. Vai, vai, tanto siamo pieni. Siamo pieni. No, scherzo, scherzo. No, prendilo. Siamo davvero pieni, guarda lì. Sì, lo so, l'ho visto, però non mi serve allora, nulla. Allora, un unbreaking me lo tengo per l'elmetto, il resto lo mettiamo lì, a posto. E questo? È praticamente miri al centro, cioè stai perfettamente al centro e premi il bottone. Che bottone? Ah, c'è un bottone, non l'ho visto. L'ha fatto guerra questo passaggio segreto e noi l'abbiamo decorato. Devi essere molto talentoso. Devi riuscire, esatto, a uscire. Sono piovuti mending dal cielo. Sono piovuti, Sì, sì, non c'è nessun francese invisibile. No. No. Guarda, è questa vanilla che piovono libri di mending, ma ditemi voi. Beh, so che è un fenomeno che capita spesso, Sì, 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 la pioggia di mending, dai. Nat, ce l'hai fatta? Perché con me non funziona? È normale, ci si deve abituare. Vai verso avanti, togli, ci devi abituare. Anche io la prima. Ogni tanto levo la mano dal mouse e il mouse cade da solo e quindi si vede la vedi? Tipo così. Ma non si devi può andare ma avanti. Il mending nell'arco non si può mettere. Se c'è Infinity, no. No, l'ha spiegato prima anche a me, Steph. L'ha spiegato prima anche a me. Peccato. Vabbè, io avevo visto altre stanze. Cos'è questo? Che piantagione è?
No, era la zona degli animali quando dovevamo vivere sottoterra. Sì. Poi ho visto altre cose qua sopra. Aspetta, aspetta. Sì, c'è un altro piano. Era sempre per gli animali. Se c'è il magma, perché sali? C'è la zona. C'è l'altro più veloce. Sì, non lo so. Non riesco a prenderlo. Allora, facciamo così. Perfetto. E facciamo così. Sarebbe bella la mod, quella che permette di mettere sia l'armatura che l'elitra. Almeno non hai quella sbatta costante. Però è la mod. Allora, conservo anche qua un po' di libri di mending, perché alla fine non mi servono. Vai. In teoria dovrebbe anche esistere tipo un plugin, ma non so come funziona. Sì, può essere. Però non basta, no, li dobbiamo mettere da un'altra parte i libri. Facciamo un'altra cassa. Hai qualcosa da... No, io ci metto gli anni a salire di nuovo. Vai, che ce la fai subito, Nat. Stai al centro. Perché? Premi e ti muovi subito poi. Ah, prima botta, GG. Ma perché hai buttato questi shulker shell qui sotto, scusami? Perché con quelli crei le shulker box. Ok. Aia! Però me ne hanno date un botto. Nat, ma che succede? Stanno combattendo, sti scemi. Sento di rumori. Perché uno dei due vuole morire per forza? Oh, sì, vorrei lasciare i libri in... Mi hai mangiato una cosa, questo, fermo! Nat, sono... Maledetta mela. Maledetta mela. Non c'è della legna al volo, creo due casse. Spero che non si risale da qui. E le metto qui sopra, giusto per... Fermo. Allora. Datemi un secondo, non mi prendete. Ah, qui avevamo un po' di Dark Oak, effettivamente. Ragazzi, non mi date fuoco al bunker. Sti maledetti. La cassa. Come si craftava la cassa? Non mi ricordo. Pere, usa questa, porta questa. No, ne voglio... Ne voglio fare doppia cesta, no? Vabbè. Ah, è una shulker, è più carina. Guarda quelli lì che si pestano. Allora... Un attimo. Fai un unico elmetto, unisci gli elmetti. Raga, aspettate, ci devo tornare. Li ho letto adesso, scusatemi. Vado ad unire gli elmetti. No, è uscito sto... Mending sullo scuro. No, raga, non me frega nulla. Nat. Ehi, tu usi quella, la uso anch'io. No, che fastidio. Ok, così sono carine, dai. Così sono carine, ci mettiamo tutti i libri. E via. Unbreaking, ma lo tengo. Devo fare quindi l'exp. Raga, costa 38 quello. Livelli, non ce li ho. Lo faccio successivamente. La cassa si fa tutto il legno attorno e niente al centro, vabbè. Io non so perché di tanto mi dimentico. Un attimo, mi sta finendo l'armatura, direi basta. Più semplici, non capisco perché non riesco a ricordarmelo, vabbè. Prima o poi magari li memorizzerò. Ma Steph, ti sei dato l'elmo? No, è un aggiuntivo. Posso farmi infatti l'elmo con 4 protection. Però mi servono 38 livelli exp e non ce li ho. Ne ho 20 F. Papparapappa. Allora, vai alla farm. Sì, raga, lo so che posso andare alla farm. Invertili? Inverti i posti. Sì, prova a inventirli, in vero. 38, invece così. E 2 expensive, raga, niente. Quindi niente, era anche peggio. Allora. Dove si esce da qui? Ma no. L'ha gestito malissimo questo passaggio segreto. Ma guarda, Non si può più andare all'altro piano. Oh! Che poi neanche ci serve più quel piano, quindi ci dobbiamo fare qualcos'altro. Sì, va tutto modificato lì. Sono tutte cose che dobbiamo fare nelle live invece che andare in giro. Esatto, vabbè, prossima live ci impegniamo. No, era questa quella dove ci dovevamo impegnare. Chiamiamo Marci e facciamo un po'. Allora non è impegnarsi, è usare il lavoro altrui. Allora, io dico, se Marci mi dà una mano e mi dà delle idee, io poi costruisco, non ho problemi. Quindi basta che tipo ci sia anche per mezz'ora, mi dà dei consigli e poi io vado. Tanto il problema è trovare le idee su Minecraft. E lui è molto più esperto. Allora, ok. Ma cosa sono queste robe in chat? Perfetto. Non so perché avete fatto sta roba. Ti penso. Chi sta toccando i comandi in chat? Boh. Chi l'ha questo? Io non ho fatto nulla. Anzi, usiamo questo, va. Che almeno così non spacchiamo quello.
Allora, teoricamente, lo so, raga, ho dovuto spaccare un po' di bambù, ma un'idea molto bella qua. Tanto lo conserviamo Steph, e lo dove riprendiamo. sei? No, io buildo per me stesso adesso. Ma devo andare nell'end. Ma ti devo accompagnare? Non uccido mostri, ma no, fare no, quattro no, livelli no, così, cioè... Allora andiamo, dai. Non so cosa devo fare, è vicino. Vuoi usare TP o ti devo fare la strada? No, non ho capito cosa devo fare. Se devi andare nell'end. Ti ricordi come andare nell'end? No. E allora... No, non lo faccio, basta. Sicura? Sì, no. Allora... È troppo lungo, cioè da qui a... Non so mi ricordo che sta facendo. Tranquilla, non importa. Allora, e infatti immaginavo, diciamo, sono partiti i comandi strani. Posso fare una cosa che potresti reputare molto brutta, ma che potrebbe essere molto bella? Ma stai costruendo sopra? Una piccola cosa. Vi è esploso un creeper davanti a casa. No, dove? Vi ha distrutto l'entrata. Colpa mia. Nat? Nat neanche fa in tempo a tornare che fa esplodere tutto, io davvero. È peggio del Big Ladro, raga. Uno, due... Ma dove? È sulla parte. Ah, oh, ok, infatti dicevo, non c'è nulla. Anche perché io e sono appunto, qua. Tu non hai sentito nessuno. E appunto. Prima l'ho ero... detto quando non, ancora non ti avevo vista. No, ero distante. Aia! Magari ma... è dall'altra parte, non l'ho sentito, invece. Faccio così... Ciao ragazzi. Hello. Mi hanno detto che Fera ha bisogno mezz'ora di me. Sì. ma come fa Marcia a sentire anche se non c'è? Infatti, cioè, come è possibile? Non è normale sta storia. Me scrivono su Instagram. Ma sono pazzi. E tu leggi su Instagram. Ma spam, cioè non Palese è un sta guardando la live. Io? No, appena finito di fare la speed. Le quattro speedrun di oggi. Sono un eroe, ragazzi. Comunque ciao Fera e Marci. Ciao Nat, come stai? Sto dicendo Franci. Ciao Nat. No, lo voglio da 4. Allora, facciamo così. Adesso vengo a spiarmi uno. Inferno, raga. Vieni da me. Oggi potrei vomitare Minecraft, raga. Mamma mia, tu e le speedrun. Faccio più, raga. Noi siamo andati a prendere le litra, le abbiamo prese, ce l'abbiamo fatta. Sì, finalmente. Sì, ho provato anche a tipo volare, mi sono un po' schiantata, però ho capito. Anche se gli atterraggi sono molto brutti, però almeno riesco a volare. Abbiamo preso alcuni mending da casa tua. Sì, vai, quello che vuoi. Poi mi devi dare un sacco di diamanti, come quelli per la casa, te li ricordi? Sì. Famosi diamanti. Io ne ho diamanti, se vuoi. Marci, che è successo? Franci, hai fatto esplodere un creeper, lo non sai. Non è vero. Ti ho visto. Ti ho visto perché sono in fene, mi dispiace. Marci e Fere sono collegati mentalmente, l'unica spiegazione. Ok, eccomi, aspetta, sono in fene. Ok, eccomi qua. Allora, vorrei un consiglio per la casa di Arancia. Cioè, qua è voglio fare... questa cosa. No, questa l'ha fatta Mark. Però in chat non è piaciuta. Mi hanno detto tutti di buttarlo. Secondo me è bruttissima. No, non è bruttissima. No, dai, non è brutta, raga. A me non piace. Ma per Arancia questa? Sì. No, allora... io farei una casa. Cioè, tipo una casa esatto. Come la vostra. Io voglio, però fare, voglio fare una casetta per Arancia. Quindi da questa parte. Per non lasciarla chiusa in casa. Quindi anche se mi dai, capito, dei consigli, delle dritte, poi io faccio, capito, di conseguenza. Io invece voglio distruggere tutto. È che a me dispiace buttare giù la roba che ha fatto Marco. Anche a me, però anche no, a no, tanto gliel'ho detto anche prima. In chat me l'hanno fatto tutti, no, non mi piace per Arancia. Aspetta che apro la live, allora. Ok, vai, tranquillo. Vado su... Tu sei su 2players, vero? Ok. Sì, avete inventato una farm per legno blu? In realtà c'è, ma non l'abbiamo fatta. Esiste una farm. No, stanno dicendo non è bruttissima, è peggio. No, io non ho detto niente. Ma io l'ho insultato in live, tranquillo. Esatto, quindi... perché l'ha insultato Steph. Ma anche dal vivo, perché c'era Mark che lo insultava in faccia, quindi gli ho detto in faccia. È arrivato il Big Re. Salve, signor Big Re. Buonasera. Allora, io vi direi che si può fare... una casetta tipo la vostra in miniatura. Così ripeto lo stile, ma la si può fare arancione. Col miele mi piaceva molto. Con il miele, esatto. Con il tetto fatto blu e invece tutte le altre cose di miele. Secondo allora, prendo anche la shulker box col miele. Mm-hmm. Tanto basta anche un accenno, poi comunque penso di riuscire a continuarla. Ma anche una cosa veloce, Marci, senza rubarti troppo tempo. Sì, ma va tranquillo. Cioè, non ti chiedo 2 ore di costruzione. Questo. Ta ta ta. Si fa così. Ma portiamo su.
Non mi ricordo, questa la buttiamo, tanto non ci serve. Ragazzi, si fa così, io devo metterla da qualche altra parte. No, si fa così, perfetto. La tua nave non ce l'ho aperta. Dato che Fere... No, no, perché Fere mi aveva insultato adesso. Che bellino! Fere, dove sei? Io so che lo stia facendo. Io sono della casa... futura casa di Arancia. Mi hanno dato un'idea molto carina, dato che mi avete tutti preso in giro. Ma dove sei tu? Adesso arrivo. Però, dov'è che hai costruito? O hai fatto il ballo? C'è il loco nella vostra casa. Salve, mio re! Sì, dov'è? Che mi sta sparando quel maledetto. Ecco. Signor re! Dov'è il signor re? Ma il signor re non sa ancora di quello che è successo oggi, lo sapete? Non lo non sa. Non ditegli niente. Io devo... A me l'hanno detto in live, cioè mi hanno spammato commenti a non È successo, raga. È successo. Cos'è successo? Non, tu non puoi... Ma tu io non potrei parlare. Oh, Fate che noi non potremmo parlare con... Fare prova, vabbè. Mio re, mio re! Ci dissociamo, Marci. Io noi facciamo le cose e ci dissociamo. Il signor re? Signor re? Cosa è successo oggi? Signor... Salve, no. Signor re. Aspettate che lo abbasso. Venga, venga. Prego, prego, signor re. Aspetta, le distruggo anche la terra. Vada, vada, vada. Grazie, grazie. Ecco, ecco. Dove siete? Voglio vedere da voi. E volumi di CS e sto PC sballatissimi. Ciao, loco. È successo una cosa brutta oggi. Successo. Guarda. Fede, sono dietro di te. Ah, scusa, sto... Ma che bello. Come hai fatto a farlo così? Ah, perché se lo metti nello scudo diventa più piccolo? Okay. No, 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 perché c'è una cosa che toglie un po'. A me piace un sacco, Fere lo critica. No, è figo, è figo, mi piace. Dategli un voto in chat. No, Fere. No, perché metti... Oggi metti... Ma è lui, vedi? Almeno 8 Franci. Vedi che è Franci. Ma è Franci. Ma non sono io, Nat. No. Siete... è, una... è loco che mi ha missato. Guardi. Bellissime. Comunque, guardi, adesso abbiamo gli elitra anche noi. Peppe. È bruttissimo. Nat? Non è vero che è brutto. Steph, ti dicono meno 5. No, chi avete buttato fuori? Nat. Comunque la chat è combattuta. Alcuni ti danno voti molto alti, altri molto bassi. Grazie, Steph, ti voglio bene anch'io. Ti piacciono le mie... Raga, è un capolavoro, ma cosa date il voto basso? Cioè, ma la riconoscete l'arte? È bellissimo. Vabbè, io stavo bevendo, ma c'è stato un silenzio dopo la tua domanda. Riconoscete l'arte, tutti zitti. Sarebbe potuto essere il nostro banner, ma Fere mi ha rifiutato. A me piace, ma è anonimo, dice Sara. Sara, ecco, ascolta, questo, questo è più vuoi rimanere moderatrice o vogliamo perdere i poteri qua? Ma non so se io non penso che sia la tua moderatrice, Steph. Non è la... Sì, sì. Ti chiama Sara Blasca? No, io ho visto una Sara non moderatrice, quindi era una povera Sara normale. Allora. Ah, ok. Non potrai mai essere moderatrice, Sara normale. Comunque dicono anche, ho scoperto chi è il big ladro guardando un video, quindi fermi, è Kendall, perché in un suo video non ha cambiato la skin e si vede la mano del suo personaggio. Cos'è sta storia? Fare il primissimo video del big ladro, cioè. Esatto. Ah, ma ancora di quello parla? Sì, mi sta dicendo. No, ragazzi, ma quello è una trollata. Pensavo ci fosse qualcosa di nuovo, no, quella è una cosa... Secondo me lì il big ladro, ma l'ha fatto anche con altre skin, ovviamente si è messo le nostre skin per confondere, cioè esatto. Di noi, della Big Vanilla, intendo così. Qualcuno ha un sacco di vetro? Che dico? Allora, io dovevo andare a fare... Sarebbe il vetro blu. Ti giuro che c'ho, ce l'ho solo... No, io ce l'ho light blu, se vuoi ne ho un po'. Sì, sì, ho ucciso il big blu! No! No, no, prendi la corona, scappa, Nat, scappa. No. L'ho fatto Nat, no, dai. Si stavano picchiando loro due, mi sono intromessa con una freccia all'uccio. Ti ammazza il re adesso, cioè, non puoi. Allora, aspetta, no, ce l'ho Ciano, ti va bene lo stesso, Ciano? Sì. Ma ti ha fregato tutto, Fere, 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 hai il pesce? No. Fere, devi trovare il pesce. Non so se ne ho nelle casse, ma non credo. No, Fere, non lo trovo. Fere, ho trovato Nino. Ho trovato Nino. In chat mi scrivono grande Nat. Bomba. Da fine no, Nat re. Non si può uccidere. Vabbè. Il big re. Ma non l'ho fatto apposta, visto che loro due si picchiavano. Nat è big traditore, altro che... Aia, anche lui un fa colpo... parte come... No. Sì, ormai... Sto cercando... colpo di freccia ed è morto. Steph, se ho la canna da pesca... Ma non la trovo. Io ce l'ho, ma non riesco a pescare. Ciao, nulla. È tutta sopra la tua roba, loco. Ma che sfiga. Comunque, no, mi sa che vetro. Dove sta sei? Pesa tutta Franci. Sono a prendere Nino, un attimo, arrivo. Ok. Mi metto a pescare, prendiamo il pesce. Nat is the new king.
Ma è proprio Nino Nino? Uguale? È Nino Nino. No, che bello, finalmente. Tanto siamo anche pieni di name tag, gli possiamo dare subito il nome. Blocco, hai trovato tutto? E vabbè, che me ne faccio di una Lilipad. Comunque, ragazzi, il re diventa chi prende la corona. Esatto. L'ha presa Franci, mi sa. Davvero? Mi sa di sì, perché ho visto che era andato là. Però è corretto, guarda che bravo Franci. Aia, Franci potrebbe non essere più big traditore. Esatto. Vediamo, attenzione. Come segno di pace. Attenzione, ragazzi. Ci sono solo due big traditori adesso. Esatto. E chi incredibile. Sono? Buddy e l'altro deve scoprire il big ray, io non posso dire niente. Non si fa la spia. No, cioè dovrei dirglielo, ma in via ufficiale devo dirglielo. Devi chiamarmi e tutto. Esatto, devi fare una convocazione a corte. Sono cose serie queste. Raga, Nino mi sta rifiutando, non è vero io, Nino? Ma sai che ce l'avevo io un siamese che te l'avevo chiuso da qualche parte? Aspetta che la vado a cercare se ce l'ho ancora. Sì, ma questo non è vero Nino, perché Nino mi ama. No, Nino, voi davvero, non avete idea, Nino è l'ombra di Steph. Cioè se Steph cammina lui si alza e lo segue in tutta la casa, sempre. Oddio, come il mio gatto con mia mamma. Sì, sì, è così. Però a parte se sta dormendo male, se dorme male rimane addormentato. Però se Steph si muove, mamma mia, quel gatto è la sua ombra. Qualcuno di voi vuole un cavallo scheletro? No. Te l'ho detto anche all'inizio. Oh, Garibaldi. Forse ci faccio il pensierino. Tradisci Macchiolina? No, ragazzi, i villager di Harry Potter non si possono far vedere in live da Steph e Fiera, non si può. C'è il copyright. No, non per quello, perché gli abbiamo dato i nomi un pochettino brutti. Ah, ok. Sono un po' cattivoni, ecco. Poi te li dico fuori live. No, fa ridere, no, però no, non voglio. Ma io già sono andata a casa tua per il mending. Okay. Salgo tutto su e mi ritrovo il tuo Pirlager di fronte. No, Pirlager ci sta, dai. Però vabbè, vi do solo un nome, se volete, di Harry Potter. Ma sì, dai. Voldeprot. Oh, mamma mia. Ma ci stanno, dai. Preferivo non sentirlo. Oh, ma aspettavo chissà che cosa. Però perso Nino. Dai, basta, Steph. E non sei venuta a darmi una mano. E io sto pescando, mi hai chiesto i pesci. Ne ho tre, bastano. Dipende da se ti ama. Dove sei? Sono vicino a casa di Bella Faccia. Quindi sei vicino. Raga, lo vedete ancora? Ma dove è la casa di Nico che avevi detto? Ah, oh, che è sta cosa? È il re che si è la corona. Ah, ok. Ma non ho capito dove è il signor Steph. Anch'io. Sono vicino a casa di Bella Faccia. Ok. E dov'è casa di Bella Faccia? Attaccata alla nostra. Vabbè, non sei niente. Sono a 1190, 1080. Se mi rifiuti ancora ti butto giù dal ponte, Nino. Oh, sì. Dov'è? Ciao, bellissimo. Dove sono io? Alla tua sinistra sono. Guardate come gira a destra adesso, preparatevi. Dove sei? Lì, eccoti. Ho girato a sinistra, maledetto. È che avevo la visuale invertita all'inizio perché... Fere non sa cosa è sinistra e cosa è destra, raga. Non è vero. Guarda. Ciao Nino, sei proprio uguale. E poi c'è anche il gattino che è uguale. No, avete letto? Così no. All'improvviso? Ragazzi. Ma bisogna convocare Buddy, ragazzi. Bisogna fare una convocazione ufficiale qua. Lo convoco. Io nel dubbio faccio ciao, anche bellissimo. Una foto. Sì, fai la foto che la mandiamo nel gruppo, perché ovviamente tutti non è che stanno a guardare la nostra live. E poi esiste anche il gatto uguale a Camille, quindi poi troviamo anche lei. Portala a casa. Hai guinzaglio, Steph? No, non ho guinzagli. Anch'io, ho lasciato tutto a casa. Quindi davvero c'è stata la ripacificazione. Vieni, a Nino. Quanto pare. Seguimi. Vedi, Franci, sono entrato io e non sei vedi, più. Vedi, Natta ha risolto vedi? Tutto. Grande vedi? Natta. Vai, Nino. È un po' pericoloso, Ferre. Secondo me fa una brutta fine prima ancora di arrivare a casa. No. Ma se lo picchio con affilatezza 5, aspetto di fuoco 2? No, farà come del genere sei morto. Slash ban. Loco a 30 cuori. No, il gatto intendo. Ah, no, il gatto non lo fare. C'è ancora la volpe che va in giro e ammazza tutti i polli. Bellissima quella volpe. Marci, quanto è rara la volpe di neve? La volpe... In che senso quanto era? Quanto è rara? Quanto è rara? Non tantissimo, basta andare in una taglia innevata. Non è più come prima che era rara. Ok.
Cioè, raga, se fate tab, io c'ho 3 tacche anziché 5, sto laggando tantissimo. Io ne vedo 5 in realtà, 4. Fede, lo porto nella camera da letto? Sì. Cioè, per dirvi, vai a fare una name tag. La fibra. Ma faccio 2 mega. Mettiamo le name tag nel... Aspetta. Io sto inseguendo Steph per dare il vetro. Scusami. Anch'io, Marci, tecnicamente dovevamo fare la casetta di arancia. Ciao. Ma? Ma c'ha fa Nino a teleportarsi? Dove cavolo è? È qua, è qua. Oh, eccoti finalmente, tieni. Buongiorno. Vado a cercare tutto la name tag. Tutto te l'ho dato, eh. Tutto, tutto. Ma che è questo? Dimentigatto. Dimentigatto, è il nostro nuovo gatto. Mi servirebbe una shulker, perché non c'ho mai slot nell'inventario. Ma sono chiuse le porte? Ma qualcuno ha chiuso le porte del passaggio segreto, raga? Io. Steph, non posso entrare? Sì, basta che fai tasto destro senza un oggetto in mano. Lo sto facendo, guarda, guarda, guardate. Non si possono aprire? Non si possono aprire, Steph. Cosa pensi che non lo stessi già facendo? Vabbè, entro da fuori. È ancora aperto l'altro passaggio. Dovremmo poter entrare ma da sto qui. Sto gatto ce la fa? No, non ce la fa. Sto vedendo. Non so neanche dove è finita. E qua, sto salendo, è qua dentro casa. Buongiorno. Mamma mia, sta discesa che brutta. Mi farà venire il mal di mare. Ok. Vieni. Prendete un pesce, avete un perché pesce. Me, ma perché sta seguendo a te? No, non è mio. No, perché io ho un siamese, ma magari sarà buggato, non è mio. Vabbè, lo faccio sedere qua. Qua ti serve un attimo? Ma vede, un pesce, così vi segue. Nate, l'ho già domesticato, è solo che è un po' stupido. Ah, ok. È un po' stupido. Non gli sta dove andando molto bene. Dove abbiamo messo le name tag? Bella domanda. Ma qui perché non avete le finestre, Steph? Qualcuno le avrà rotte, però Nat. Effettivamente io ce le ho qua le name tag. Aspetta, sì, che... sono stupidissima, ce le avevo... Vabbè, ce le avevo nella mia shulker. Aspettate però che riapro le porte del passaggio. Bene, in realtà avevamo una name tag in casa. No, Nat, okay. Non trovo finestre viola. Ma guarda che ce l'avevo io nell'inventario. Ho fatto un giro incredibile per nulla. Grazie. Allora, quindi abbiamo detto Nino. Nino. Fammelo vedere adesso. Lo sento miagolare. No, bellissimo. Ben è arrivato nuotando. Bellissimo, Nino. Finalmente. Buongiorno. Salve. Allora, io vado a continuare la mia costruzione. Fede, tu vai a farti aiutare la Marcia a fare quella che dovevi ora fare. Ora che non sono ricercato, posso aiutare anch'io, vero? Sì, vada. Beh, sì, se il re lo permette, certo. Povero Buddy, là, che sta abbandonato. Ci sarà qualche altro traditore. C'è, è un grande traditore. Chiudo io qua. Lo so chi è, perché me l'hanno scritto in chat, ma adesso non dico nulla perché non lo dico al loco, però lo so. Cioè, mi hanno detto tutti del tuo video, quindi penso che sia vera come notizia. Pesante. Sì, 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 è pesantissima, io me l'aspettavo. Okay. Dov'è la farm di Gunpowder? È lontana, ma non funziona se c'è troppa gente nel server. Allora, okay. Ragazzi, come la ci usare un altro momento. Ne vuoi? Ne ho Gunpowder, se butto vuoi. Butto giù tutto. No, vabbè, giusto perché i razzi ne ho solo 23. Un butta. Proprio 23. Vabbè, ragazzi, tanto in chat erano tutti, ah, non mi piace. Dove sei, Steph? Io ne ho 4 stack già pronti, ne do uno stack. Vabbè, sto buildando, arriva dopo. Delle robe di... Aspetta, dove sei a buildare tu? È un po' più alla destra. Se guardi la sorta di capanna che ha fatto Mark, sono tipo alla destra in un laghetto. Ok. Ma scusa, una cosa, io l'altra volta avevo iniziato una torre che ti volevo regalare, Steph. Ma infatti l'ho fatta vedere, ma tu non l'hai mai finita, sono molto felice. No, perché volevo farla in live, poi ho detto magari gliela faccio finire a Steph, dai. Ma tu sei matto. Sì, potremmo farlo. Tanto è fatta bene, c'è già fatta, poi mi tipo da te, non ci voglio. Non ci voglio, sta. Salve. Vieni. Sei uno perdonato. Grazie. Ne ho usato uno per venire qua. Allora, perfetto. Perfetto. Ormai lo dice Nat, cosa mi ha rubato? Dai, Nat, vabbè. Marci, secondo te com'è la larghezza di piattaforma? Va bene? Ma sì, ma facciamo una cosa piccolina, facciamo. Sì, esatto. Allora, devi Nat, contare che comunque la decisione che abbiamo preso io e Steph è di non fare qualcosa di abnorme che poi stona, okay. Visto da sotto. Quindi sì, va bene. Vabbè. Secondo me va bene sta grandezza. Adesso ti insegno un trucco. Ok. Guarda le e-mail con la zappa. Cosa stai costruendo di bello? Non lo so neanche io, Asia, quello è il problema.
È questo il problema. Sto cercando l'ispirazione. Avevo una mezza ispirazione e l'ho persa. Allora, io rimetto tutto qua perché questi sono i materiali di Mark, vedi? Magari glieli ridiamo. Allora, io ti direi, facciamo una casetta stile la vostra miniatura, quindi okay. Facciamo... Che tipi di blocchi usiamo? 1, 2, 3 e 4, forse anche 3 si può fare perché comunque è una cuccia. 1, 2, 3... Poi il color miele secondo me ci sta benissimo per il fatto che è arancia. Forse un po' bisogna fare leggermente più in avanti. Ok. Cioè uno più in avanti se riusciamo. Sì, sì, secondo me ci sta. Forse vabbè. Qualcosa che rompe il miele bene, mannaggia. Sì. E 3, 1, 2, 3, 2, 3, ok, va qui. Salve, Nat. In chat mi scrivono già mi piace. È perché questi colori secondo me si abbinano tantissimo ad arancia, per quello sono belli, il color miele. Ma ne dai un po' che t'aiuto. Nat, non ne ho. Ah. Ho meno di una stack. È già più bella di prima. No, dai, no, dai. Come poco... No, no, io mi dissocio, non c'entro niente. Vabbè, allora, prima stavamo scherzando molto su sta cosa con Mark, quindi ripeto, lo sa, per quello ci scherzo, solo per quel va motivo. Bene, va bene. No! Ma? No! Ragazzi, ma ci sono un sacco di annunci qua! Tanti annunci, ci piacciono gli annunci. Sì. Puoi fare così, guarda Fiore, puoi fare il tetto come quello di casa vostra, uguale, così poi si riprenda ma è una casa piccolina. Sì, sì, molto carina. Vediamo. Nat ricercato però un po', Non te l'aspettavi? Un po'. No, non me l'aspettavo da lui. Ma anche perché Nat è quasi scomparso. Esatto, Nat ne scomparirà per altri due mesi. Esatto. Però è ricercato. Esatto. Aiuta la corona. Oggi è alla ricompensa praticamente. Così. No, i Phantom no, però. Fenn? Mamma mia, basta. Sì, Fenn, ragazzi, dai. Basta, sono insopportabili. Si dorme? Sono tutti in Fenn, perfetto. Ottimo. Fenn. Vabbè, Tutti Fenn. Bello. Qualcuno dei nostri letti lì. Mi è sceso un infarto con il fulmine. Alessandra, quello è il re che indossa la corona. È peggio di un fulmine. No! Ma no, ragazzi, aspettate. No. Cosa è successo? Sono caduta di sotto levandomi il fan. Risalgo di su in fan e basta. Ah, no. Sì, dai, nessuno cosa dice ho fatto? Niente. Cosa ho fatto? Ho cliccato tasti strani, aiuto. Sai cosa? Te la butto lì. Possiamo fare qualcosa di super diverso dal solito. Okay. E i blocchi che utilizziamo come appoggio, questi qua, vedi che c'è scala-scala, blocco, scala-scala, blocco. Li mettiamo di miele. Bello. Guarda davanti come no, sta. No, ragazzi, ho fatto un casino, aspettate. Okay. Tutto distrutto. Ho aperto, no, hitbox shown. Mi faceva vedere l'hitbox dei blocchi. Era fastidiosissimo. Ah, F3B è fatto. Sì, sì, l'ho fatto. Ho capito cosa ho cliccato. Qualcuno ha un Asha Super Mega OP per prendere legna? Io. Efficienza io 5. Io. Oh no. Ah, dai, a tu un altro a posto. Poi ma l'ha te ricercato. Tipo... Io sono ricercato. Vabbè, Steph, te la do io. Dove sei? Franci, vieni al portale del Nether. E invece di fare le finestre possiamo far così. Perché devo andare a farmare un sacco di legna blu e mi tanto ammazzo. Tanto non scappa così, no? No, no, non può aprire. Ok, ok. Ti serve una mano? A ma farmare sì, se ne voglia sì. Ok. No, dai, loco, mi dà la caccia. Io. Vabbè. Qua è abbastanza scappa. Facile da fare, aspetta. Allora, ma che cavolo è? Oh? Ma che cazzo? Che copio la tua è morto Nat. Redstone ma Sword. Ma che cos'è quella spada? Vabbè. Redstone Sword, bellissimo. Allora, devo andare a depositare due cosette in croce. E posso iniziare. Ah, oh, mi si è chiusa la chat. Non sto a farmare legna blu. Comunque è da apprezzare il fatto che il nostro re combatte anche in prima persona. Senza paura e senza timore. È un vero re. Allora, qui dobbiamo mettere le trapdoor. Però sai che ne dovrei avere? Tieni, se vuoi ne ho 15. Ah, ok. Così le posiziono. Sì, raga, l'abbiamo fatta un pochettino più piccola perché... Boh, alla fine è la casa di un animale. È inutile farla gigante, secondo me. Adesso vengo a vederla al volo, sono curioso. Guarda se ti piace. Papparapappa. Tra-la-la-la-la. Mancano i dettagli. Fuori potremmo comunque abbellire. Certo. Tipo qua attorno, mettere qualcosa. Bello!
Ti piace? Non sì. È troppo grande, ma secondo me è molto carina. Molto meglio. Ma anche sopra pensavi di mettere sempre le trapdoor? Per dici? Fare così, tipo, o sì, no? Si può fare, se fai sia sopra che sotto ci può stare. Stivali, gli stivali, gli stivali. Beh, guarda, effettivamente non no. È male, sia se lo lasci aperto, perché alla fine è una casa di un animale, ci sta che possa essere anche aperta. Cioè le stalle infatti, sono sì, aperte. Infatti, infatti, infatti. Quindi secondo me ci può stare anche così. Anche a Zenzo non li hai. Persi. Mi sta scammando, raga, palese. sta accusando il Big Red di scam, signori. Guarda, questa cosa è pesantissima. Hanno fatto ragazzi. La fine del speaker di Loco, mi sa. Perché mi hai dato la TNT pure? A caso. Vuole che faccia esplodere qualcosa, secondo me. Vediamo come sta. Io ne sono felice, Bella, bellina. Bella, cioè. Bella. Ma qui magari sai cosa possiamo fare? Del vetro, secondo me, possiamo mettere. Anzi, qui facciamo e così. E poi qua chiudiamo tutto, cioè con questi, come li hai fatti lì. Sì? Sì, certo, perché sennò qui scappa, quindi. E così. Il problema è che dovrei fare più. Io non so costruire. Tipo così. Tranquilla. Fino a su? Oui. Forse è troppo, forse è troppo. E quindi devi fare così. Ok. E poi da qui in fuori esce. Stanno scrivendo Marci, vogliamo il castello per domenica. Sì, anche a me non glielo volevo dire. No, lo faccio. Mi sono già predisposto questa notte di lavorare. Ma ti manca anche una statua? Un attimo, raga, cioè allora, va bene così, Dai, una foto basta, una gigante. Quella è molto bella. Grazie mille. Non male. Ma scusa, non ti serviva legna? Sì, un attimo, devo fare un attimo il livello 28 per sommare gli elmi. Se no mi rimangono in mezzo alle scatole. Dicono livello 38, non 28. Oh no. Altri 10 livelli. Ascale, no, guarda, ma lo sai che da livello 30 in poi ci metti gli anni, sì? Nah, sì. Sei già al 31. Che bella questa scelta. Ma per vedere tipo un po' più in profondità non potresti mettere tipo esterne le trappole? Sì, anche si può fare, hai ragione. Sto diventando sordo. Perché? È la farm di Enderman. Ma è facilissimo. Con quella lì arrivo 50 e 02, raga. Però sai cosa posso fare? Sentite sto Alexa. Ok, ci stanno. Il sopra vetro, dici? Però sai cosa non mi piace qua così. Forse preferisco che sia così. Vediamo. Perché è sceso a 36 il costo? No, è uguale in realtà. Vabbè. No, è uguale perché piaceva anche prima, quindi. Mi piace, raga, è bello. Quanto stai? Fatto, Nat. Allora, poi qua facciamo così. Li ho colpiti solo per rifare un po' di livelli. Cioè, mi sono avvicinato due secondi. Una cosa bellissima. Mi sono evadi 5 stacche di Ender Pearl. Ma i deposit almeno ce li ho se servono. Ok. Tiro multiplo sta soltanto con la balestra, vero? Sì. Dicono è bellissima. Anche a me piace molto, poi ragazzi l'abbiamo detto fin dall'inizio perché qui hanno detto sì ma è piccola,
Però è la casa di un animale, cioè non ha senso fare la super casa gigantesca perché poi gli animali stanno sempre fermi nelle loro Nat? zone. Quindi fare. Perché sto laggando, non mi ha usato il razzo. Ok. E poi ovviamente essendo qui sopra, io l'ho detto fin dall'inizio a Marci, non voglio una costruzione abnorme perché poi stona col resto della casa. Qui puoi fare che mettiamo una porta qui Hanno pure, scritto che cresce karma. di lato. E che ti devo dire? Mi lagga. Ho Perché una la parola connessione che bangladese mi va a l'abbiamo 2 scritta mega. prima? Pipì, pipì. Non sto Andiamo. scherzando, 2 mega davvero. Ok, secondo me ci può stare. Anche secondo me. Allora, oddio, il dentro lì come lo facciamo? Di vetro? Magari prendiamo il Sì. vetro da... No, il Però... vetro... Let's go, let's go. Però, dimmi, Sì, no, raga, dimmi, dimmi. le orecchie mentre farmavo gli Enderman, orribile. Stai urlando un sacco, mamma mia. È perché mi sono distrutto le Dicevo, sono diversi gli archi, come li sistemiamo? Quello volevo orecchie. Hai dire. ragione. No, io lo farei come questo qua, come il Sì, primo e qua. mettiamo le porte. E poi Ok. sopra, boh, vediamo, magari anche vetro, sì. O Così. anche aperta. Ma non è così Ah sì, brutta. infatti sai che si può lasciare anche aperto, ti dirò. La vedo a mo' di stalla, sai che certe stalle hanno la parte alta Sì. aperta, no? Esatto, perché, ripeto, è una casa di un animale comunque, e ci sta a farla. È molto bella così, eh. Qua facciamo uguale all'altro. Per prendere Shroom Light L-Wart dovevo usare la zappa, era? Mi Sì, sì, sono sì. La zappa fai prima. La dimenticato di portarmela, vabbè. porto? No, tranquillo. Capite quanto è bello buildare su Minecraft? È bellissimo! Ah, oh, ho sbagliato. Quando Perfetto, vuoi, questo qua. basta. Perché non mi ricordo oggi come si fa Quando vuoi, davvero? devo fare un Quando vuoi. castello. Cioè, se No, ti sto diverti così sbagliando. tanto, noi tranquillo, eh. Proprio guarda, legno. io passo praticamente ogni sera a buildare 2 ore, quindi. No, ne dovrei già avere, non ha senso trasformarmi questo. Allora, No, facciamo è così. carinissimo secondo E secondo me. me. E qua si esce davvero. Qua possiamo fare tipo così. Mettiamo un Endrod qui. Uno. Cercando una cosa che so di avere. Come si dice contraccolpo in Eccola. inglese? Knockback. 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 Uffa. Mi sei dovuto portare la zappina. Allora, tacchete, tacchete, Qua tacchete. Steph nessuno lo saprà. TP Steph. Ah, ecco, avevo preso la Tieni. porta, vabbè. Ti do la mia personale fatta ieri sera. È in ferro, però dai, accontentati. Ho detto, sarà Bellissima, è incredibile, avrà anche il bellissima. nome. No, Se era vuoi quello. non ho netherite, quella è Io ho quella tanta in roba. netherite, ma l'ho persa, me la Loco me l'ha portava portato uno qualcuno. in diamante. Sì, vabbè, raga, allora quella Grazie, io la mio re. rivoglio, nel senso, Se vuoi cioè. te ne do uno in legno a sto punto, dai. No, no, siccome mi ha fatto, ah, l'ho fatta ieri, ho detto, ah, mo è una roba incredibile, ci avrà pure il nome. Ed era una zappa in ferro. Io Ci sono però rimasto un po' male. direi che anche qualcosa. Quest'albero è un po' mezzo alle scatole, ma non so come gestirmelo. No, io non lo toglierei, Io eh. pago nella Io l'albero serie. l'ho un po' tolto perché. Cioè, boh, mi dispiacerebbe, è bello avere questa parte di foglie alta, quindi per quello ho distrutto solo parte dell'albero, però Infatti, rimane un po' guarda, io strano. lo farei proprio che come se si attaccasse alla Sì, cosa, vedi? sì, 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 sì. Ferri, devo fare un annuncio. Dimmi. Pago PayPal chi fa la farm di. Legno blu? Arrivo, di arrivo, legno blu. arrivo, arrivo. Faccio subito. Dipende da quanto, Steph. Soldi illimitati, guarda, pur di Va avere sto bene, cavolo di almeno legno. stasera so cosa fare il No, lago. no, l'ho già fatta, Steph. Niente castello, ragazzi. Guarda che bella così! Bellissima! Ma che è uno stack di diamanti, Ma che loco. ci faccio con uno stack di diamanti? No, 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 Steph, Lacco, vieni PayPal. a Pere, sto farmando. vedere! Ma vieni qua, che bellissima la Sto casa di Nat! Poi la farmando. portiamo, la Steph, portiamo. però dimmi. cosa facciamo qua La per. farma automatica va bene anche se li vado a prendere io te li do. No, perché mi servono i limiti. Devo fare un albero che è più grande di non so che cosa. Ok. E quello è il problema. Cioè, penso che mi servono tipo 30 stacchi di legna Che blu, una roba bello così. così. Però Ma non Marci è un pro trasformato, ormai, mamma mia. Io eh. No, devo pagarti delle lezioni di building, Marci. dai. Cioè, No, 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 dai. no, sono seria. Come cavolo Non fai? vero. Come Buongiorno. cavolo fai? Cosa è successo, Nat? Sto laggando. Sta laggando, poverino. Ragazzi, voto la casa. Per me è bellissima, mi piace un sacco. Aiuto. Cioè, che si unisce così all'albero, meravigliosa. E qua ci mettiamo arancia.
Che è sta roba? Cos'è Serious Dedication? Mi sono fatto una zappina di vite, bravo Nat. Grazie, sono fortissimo. Allora, cosa posso buttare? Nulla. Mi serve tutto. Stavo quella di vite. Bellissima. Tieni. Guarda che non devi più nasconderti. Ma bisogna rimettere. Lo so, ma... Vabbè. Aspetta. No, mi sono intrappolata io qua. Quanto te ne serve di sto legno blu? Ah, grazie. Ma se legno blu me ne servono tipo 30 stack non trasformate. Legno blu anch'io ne ho tantissimo. Non trasformato? Sì, è quello il problema. Le faccio direttamente qua, che non ho voglia di andarne a cercare. Ti ho creato l'albero completo sotto, se guardi. Che proprio scende. Ma cosa volessi fare, Stefano? Non ho capito. Che cosa devo fare un albero gigante. No, vabbè, un che bello di... così. Ma non sei capace nemmeno di costruirlo. Nat, lo so. Ma lascialo fare. Nat, lo so. Scusate un secondo, ragazzi, ma non ho modo. Vorrei vedere l'albero. Bellissimo. No, ne ho 30, ma non sono stuck. Vanno bene lo stesso. Sì, Nat, grazie. Ma tanto poi ci crescono tutte le liane. E quindi diventa una figata. Non si possono piantare. Comunque alla Mojang bisognerebbe chiedere di fare le liane blu. Sì, sì. Bellissima. Ma ci sono le liane, cioè non sono proprio blu. No, perché quelle non crescono a modi rampicanti, al contrario. Hanno tutti i loro limiti brutti. Sembra proprio il rampicante blu. A me servirebbero le slab verticali, onestamente. La mod, bellissima, te lo giuro, l'ho installata ieri per una roba. Sì. Stavo per spoilerare una cosa, Steph. Ho immaginato cosa, però tranquillo. Mi sono fermato al pezzo. A sto punto ho immaginato anch'io, però. No, un'altra you cosa, can't però. Know. Che male. Mi piace, raga, quindi? Mi piace, bellissima. Steph, devi vedere, appena finisci. E poi la vado a vedere, finisco di zappare. Qua, rimettiamo... questi, così non abbiamo il buco. Ma la zappa a che serve? Per questi blocchi qua di foglie. Perché non sono vere foglie queste. Ma serve anche per tipo label, anche per le foglie normali. Serve anche per lo shroom light, Si vede che non ho giocato in questa versione. Guardate adesso come risulta. Quando sì, Nat, l'ho scoperto 3 giorni fa anch'io. Ah, allora, ok. Meraviglioso. Cioè, non è vero, l'avevo chiesto in un video, però non lo sapevo neanche. No, mi ha buggato. Ecco, sì, mi ha buggato. Le robe indiorite. Quindi... quando ti metti in fan, ragazzi, ogni tanto si bugga e ti fa diventare invisibile. Per devi shiftare. Devi sì, shiftare. Sì, non me ne ero accorta, adesso ho shiftato. Però spiegava la chat perché erano tutti. Perché sei invisibile? Sì, è un bug, purtroppo. Però si shifta e si sistema, non è un problema. Io non so se poi arancia, siccome è matta. Ma? Penso che la lasceremo sempre con questo. E quindi per sbaglio ho fatto. Tasto perché destro, sennò apri e lei fugge, sicuro. Magari facciamo anche un cancello qua. Sì, guarda, puoi far così, guarda. Nat penso abbia appena scoperto che puoi strippare i log. Vabbè. No, la cosa tasto destro la so, soltanto che non sapevo se potesse fare anche su questo legno. Ragazzi, io vado a mangiare così mi preparo per il castello dopo. Steph, grazie mille, Marci. Pensavo per la farm di arancia. Cosa, Marci? Fammi sapere se ti piace poi la casa di arancia. Ok. È bellissima. E anche grazie, la farm Marci. Di alberi blu è proprio bella, grazie. Sì, i soldi poi, ciao! 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 Allora, aspettate che mi serve un po' di... pa 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 pa! La chiediamo a Guerra, la farm di alberi blu. Esatto. Ma che guerra, la faccio io? Guerra! Ma lui scripta per farlo. No, lui fa tutto con la redstone, fa il matto. Lui fa le robe con la redstone, non scripta niente. No, non vabbè, scrive... aspetta. Aspetta, aspetta, esatto. Infatti stavo per dire, per la vanilla ti fa le robe con la redstone. Se deve fare un nostro video ipermoddato, certo che scripta. Però sto parlando della vanilla, perché giustamente non è che scripti nella vanilla. Così qua, anche se fa la matta e scappa, comunque abbiamo il recinto di sicurezza, che io con arancia non mi fido mai. Sapete come fa. Però aspettate, perché ho paura che poi sia difficile entrare, quindi... Per ora facciamo così, la portiamo e poi richiudiamo. Vabbè, Steph, tu torna, poi piano piano noi ti portiamo il legno. Ma che ti portiamo? Faccio la farm automatica così arrivano i big cash. Franci l'ha preso seriamente. Nat, lo sai che Franci gli è arrivata la PlayStation 5? Ah, è vero. Sei riuscito a prenderla? Sì. Vabbè, ma non è mia, quindi in realtà non mi prendo nessun merito. Vabbè, però la puoi usare. Hai un fratello? Sì, sì, ovvio. Okay. Però va bene. Ma è Nat mio fratello. Nat è la PS5? Io sì. Sì, è del fratello. Ma aspetta, Nat. Mi avete fatto
fatto dimenticare. Ma è di mio fratello. È la mia di mio fratello. Che succede? Ho capito. Quindi non è di nessuno dei due alla fine. Esatto. Ragazzi, ma dov'è Arancia? È morta. Come è morta? Non c'è Steph. Dentro il vetro? Sì. Com'è possibile? Te l'ha portata via Franci. Maci. Che dico Franci? Dov'è Arancia? Non ci siamo accorti in tutto sto tempo? Aia, Steph. Dai, chi l'ha presa? Andate di sopra? Non ti avevo capito. Non c'è Arancia. Arancia è già scappata. Ma non può scappare da lì, cioè è tutto vetro. Bene, fai il comando. Che comando, Steph? Non c'è. E beh, se lì attorno, sì. Repoppa. Non è attorno, non c'è. Steph, Fere, vuoi che faccia la magia? Oh, ragazzi, io non so neanche di cosa mi state parlando. Posso metterla qui. Se riesci, sì, ma non... ma ragazzi, non può essere scappata di casa. Scusate, mi sta dentro un vetro. Quindi la non è che è diventata invisibile, tipo. O è un bug ed è diventata invisibile. Come si chiama esattamente? Arancia? Arancia, Arancia. A maiuscola? Sì. Cioè, ragazzi, Steph, vieni a vedere. Come entity not found, aspetta. Loco? No, io non ho fatto niente, però... No. Dovrebbe essere morta. No, non è morta! Loco. Il Big Red che uccide le povere Arancia. Io stavo nel Nether. Allora, qui non c'è... Ma ragazzi, sembra quasi che sia diventata invisibile per qualche bug, perché da qui non può uscire, cioè o la prende qualcuno. Ma se ha usato la magia. La magia non funziona. Quindi è strano. Qualche bug, devo chiedere a Guerra, ragazzi, qualche bug è sicuro. Perché il guinzale c'è ancora, in effetti, sulla staccionata. Ma non ho capito, ma cioè scusatemi, vi sembra normale che scompaiano gli animali da soli? Dimmi Nat. Ho 5 stack. Come fai a prendere qui tanto veloce la legna, Nat? Nat è tryhard ovunque. Nat è un falegname. Chiedo a Guerra, ragazzi. D'altronde li falegname nella vita in città. Chiedo a Guerra perché è sicuramente un bug, quindi gli chiedo di risolvere. Deve essere un buff. Aveva abbandonato la vita in città per un po', no? Io ho abbandonato tutte le serie. Nat ha abbandonato tutto. Vabbè. E mi sembra che anche in quel periodo aveva bella scuola. No, controllo anche qua, che magari, non lo so, se si è buggata e si è tornata qui da qualche parte, ma... Ah, quel periodo... Ho abbandonato per un'altra cosa che non si può dire. No, è un bug. Sì, confermo, è buggata. L'ha chiesta Guerra? No, però ha fatto la cosa che se c'è, compare. Non è c'è. È buggata, vero? Quindi no, chiesta Guerra. Non è neanche in stealth. Ma dai, che noia però sti bug. Ma che senso ha che un animale scompaia così? Venga a vedere la casetta, va. Vabbè, tanto Guerra sa risolvere, quindi non è un problema. 5 stack e 6, ho praticamente tolto tutto il legno. Devo vendere anche le foglie. Che bella questa casa. L'hai vista? Sì. Con l'albero, come l'ha fatta. Nat, foglie per ora no. Bella, bella. Posso rivedere la mia bellissima accetta? Sì. Grazie. Hai visto quanto è bella? Qua poi chiudiamo perché Arancia è matta, quindi avrei paura, ma anche qui la lasciamo con guinzaglio. Con le porte chiuse, così dovrebbe essere a posto. Però il problema è che non c'è Arancia, io volevo portarla a casa, non ho controllato lì, io oggi non ho mai guardato perché ero sicurissima ci fosse. No, ma prima l'ho vista io. Ma anche io l'ho vista prima. Punto, quindi è qualche bug strano. Non lo so, ripeto, vabbè. Tanto guarda, ragazzi, c'è un maiale che mi attacca. Ragazzi, c'è un maiale che mi attacca. Perché c'era un maiale che mi attaccava? Cosa gli ho fatto? Non lo so, Nat, non ho idea. Allora, ragioniamo... Non ha senso sta roba, non ha davvero senso. Secondo me è stato Marci perché non è uscito dal server. 3. Ve l'ha portata da qualche parte. No, ma Marci è ancora qua fermo. No, Marci è fermo, Marci è fermo. No, ma Nat, a me sembra molto, mi sa molto di bug. Soprattutto perché c'è il guinzaglio sul nulla. C'è il guinzaglio, guardate, vedete? C'è il guinzaglio, quindi secondo me è qualche bug di Minecraft, strano. Ah, questi bug. Ciao Asia, buonasera. Ogni tanto mi parte il mouse quando voglio leggere la chat. Spero si risolva, ma sì, Guerra ormai è un mago di Minecraft, quindi risolve tutto. Allora, infatti, non sono troppo preoccupata queste, perché sono sicura che lo risolve. E poi tieni queste qua.
Mi sono stancato di far male. Aspetta che mi tocca far così. Cosa stai facendo, Steph? Un piano segreto. Ma hai finito? Una cosa che fa schifo in realtà, però perché va bene. Io ho fame. Per non finirò mai, quindi tranquilla, okay. Possiamo anche andare se vuoi. Natte, cosa è successo con l'acqua? Comunque bellissima, no, felice della casa. Via. Se Arancia torna, possiamo anche metterla qui dentro. Prova a levare il guinzaglio. Natte, mi non sento so, giudicato. Ragazzo, ho paura a toccare le cose. Davvero, Steph? Perché poi magari scompare davvero, non lo so. Quindi non vorrei toccare il guinzaglio, magari c'è qualche bug, non lo so. Avrei bisogno di chiedere a guerra di quel cavolo di blocco in bambù per buildare. Adesso si sente ancora più giudicato. Il blocco di bambù? Sì. Ah, e gli scaffolding. Allora, proprio quelli, Nat. Bella questa. Come fate a indovinare? Dobbiamo metterla da qualche parte. Boh, non lo so. Nat è un genio. Un po' spaventosa qua. Spaventosa. Non si può più rompere se la metto. Tranqui, Franci. Vabbè, rimarrà qua. Stavo. da qui fa un bel effetto. Allora, buchiamo questo. Opla. E mettiamo questi. No, no, Ender Pearl no. Facciamo così. Questa roba fastidiosissima. No, vabbè, Steph è diventato un pro. Un prosciutto. Non so mai se toglierlo, perché... Un prosciutto, esatto. Un prosciutto di Parma. La chiave della porta. Vabbè. Io c'ho fame. Quanto è odioso mettere sti blocchi nella vita? Niente pollo. Dove sei, Steph? Al lago. Noi ti vediamo. Cos'è no, il lago? Non ti vediamo più. Noi ti vediamo. Noi vediamo a casa di Arancia. Fare. Dove ce l'avevi? Sono comparsi, Nat. Ah, ok. Nat, io nelle mie shulker tengo tutto. Vediamo a casa di Arancia. Voglio vedere come risulta dal basso anche. È bello, fa un bel effetto. Perché appunto io ve l'ho detto fin dall'inizio, non volevo robe abnormi che poi secondo me avrebbero rovinato il mood della casa. Perché già la nostra casa è gigante. E poi si esagera. Sì, molto bello. Perché? Allora, se devo buildare qua. Alzi praticamente di te, Steph. E poi ti sposti. Esatto, bravo. Steph, che stai a fa? Ciao, Fere. Una cosa che non capisco cos'è. Ma che schifo è, Steph? Fere, per l'amor del cielo. Mi lasci vivere la mia vita? Non se fai schifezze dietro casa mia, dove sono caduta? Perché sono caduta qui sotto? Dietro casa mia, vedete come si sente il capo di tutto sta Steph, qua. Certo. Sbagliato a piazzarlo, Steph, sbagliato a piazzarlo. No, no, ma va bene, tanto... Ma cosa dovrebbe essere? Vorrei almeno capire quello. Un albero. No, Steph. Steph. No, fa schifo, Steph. Guarda, mi urta sta cosa. E no, fissalo, grazie. Era generale, quindi può farlo. Ecco, ecco, parole del Big Re queste. No, no, ma questa è la mia zona personale. Dovrebbe essere una zona enorme, no, ragazzi, no. Steph, ma fallo un po' più piccolo, così grande esce una cosa esagerata infatti, ed è bruttissimo. Deve uscire Giant. Ma sì, così ma è troppo grande, Giant. Esatto, è troppo grande la base. Cioè, allora, se questa è la base dell'albero... Per fare un albero proporzionato esce più grande di casa nostra. La parte Steph. In sé deve essere più dritta, non puoi allargarla subito così. Esatto. Signori, me ne vado, arrivederci. No, non lasciare questa cosa qui, Steph. La sistemerò nella prossima live. La devi farò da solo. No, la devi sistemare. Da solo. Perché qui non mi apprezzano. Signori, ci apprezziamo, l'importante è che non esageri. Signori, ci vediamo nella prossima live. Grazie per ci la compagnia. Ci stiamo fermando? Sì, tanto sono okay, le 7:50, sì. Ho fame. Anch'io ho fame. Grazie per la compagnia. Fino a un'ora. Cercheremo di fare altre live. In cui non costruiamo e facciamo finta di costruire perché alla fine la casa l'ha fatta marci. No, abbiamo fatto abbastanza. Io penso che siano soddisfatti. Allora, di però noi. Abbiamo preso l'elitra, abbiamo fatto un buon supporto morale, quindi direi che va bene. Non è più ricercato, quindi... Tutte buone notizie, no? Quindi, allora, secondo me, casa. È andata bene. Grazie della compagnia. E questa settimana non esce la Big Vanilla domani.
Però almeno avete tre reel live, quindi diciamo che può andare bene. E niente, ragazzi, andiamo a cena. Grazie per la compagnia anche nella mia live. Devo ringraziare anche da parte mia. Venerdì prossima live, giusto? Però non della Big Vanilla. O vuoi fare sempre Big Vanilla? Allora, di sicuro ci sono la live martedì e venerdì come sempre. Esatto. Vediamo quando rifacciamo la Big Vanilla. Ve lo facciamo sapere. Ok, ok, ci organizziamo. Va bene, andiamo a cena, ragazzi. Vuoi ciao, salutare? Ciao. Ok, chi saluta? Ciao, ciao ragazzi, ciao. Alla prossima.